Va bene, sediamoci, stiamo per iniziare. Allora, è sicuramente una maratona che ci mette, ecco, nella posizione di resistere a queste molte ore di convegno più il film, ma come abbiamo detto in apertura stamattina. Questa giornata è il prodotto, ecco, di mesi di conversazioni, riflessione, ma soprattutto la condivisione della necessità di un momento come questo, in cui, come abbiamo fatto nella prima parte, ecco, del convegno, entrare nel merito della criminalizzazione che sta subendo oramai da molto tempo il movimento No TAV, indagandone come abbiamo fatto le varie parti, quindi dal punto di vista giuridico, dal punto di vista mediatico, quello politico, ecco, credo sia la critica sia insita in tutte le cose che facciamo, in tutto ciò che abbiamo detto. Questa seconda parte ovviamente è in continuità con la prima, ma vogliamo provare a incontrare, a confrontarci in questa assemblea con tutte quelle, con alcune, ecco, non tutte perché per fortuna ce ne sono anche molte altre, con alcune delle realtà che in questi anni si stanno occupando, ecco, del rapporto tra conflitto sociale e che viene sempre di più schiacciato a una questione di ordine pubblico. Il rischio ovviamente lo conosciamo bene, noi come Movimento No TAV l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, laddove la politica non riesce a dare risposte, le piazze devono essere represse, le bocche devono essere chiuse e la lotta deve essere soffocata. Così non è, nel senso che la lotta in sé gli anticorpi che ci permette innanzitutto di resistere, ma oltretutto, ecco, di rilanciare, ed è quello che proveremo a fare anche nella seconda parte di questo pomeriggio con propositi, iniziative, date di mobilitazione che avremo modo di condividere con un'assemblea che si sta svolgendo a Roma dal titolo Conflitto sociale non è questione di ordine pubblico. Avremo un collegamento diretto con quell'assemblea, avremo anche un breve scambio di ciò, ecco, che si sta dicendo. Prima, ecco, di iniziare con le relazioni, però darei appunto la parola a Nicoletta. Grazie. Non posso non iniziare con un riferimento a questo bellissimo film di Boris, che parla di resistenza e fa una storia della nostra resistenza, di quella che noi abbiamo vissuto in prima persona giorno dopo giorno, e davvero fa meraviglia vedere come la vita riesca a dilatarsi e ad avere un senso proprio nella lotta, e proprio nella lotta collettiva. Un film che è sicuramente emozionante perché è stato girato da un compagno che nella lotta c'è e c'è da sempre, e perché riesce a interpretare quelli che sono i bisogni di un territorio che resiste, delle persone che non vogliono essere schiave, e riesce anche a dimostrare come la lotta si allarga, come in realtà una piccola valle diventa il cuore pulsante e il luogo dove riescono a concentrarsi le esigenze, i bisogni di liberazione e le speranze di tanti altri territori, magari dove c'è solo ingiustizia e non c'è ancora ribellione, o la ribellione è timida. E questo pomeriggio proprio di questo si vuole parlare, cioè che la Valsusa non è sola e non è più un'eccezione, che la lotta contro il TAV è vicina a tante altre lotte, è in simbiosi, in sintonia, è in collegamento.
con tante altre lotte, tante altre realtà, ed è parte integrante, importante, di un conflitto che si sta alzando. Questo film si apre con le facce del potere e ogni tanto si vedono infilate qua e là, e c'è una differenza abissale tra le loro non ragioni e la loro stupidità e quelle che invece sono le ragioni concrete portate avanti con l'azione quotidiana, la resistenza vera e anche il sacrificio e anche la sofferenza di tante donne e tanti uomini, ragazzi, bambini, ma anche della natura. È commovente rivedere nei film, e anche un po' angosciante, rivedere quei luoghi che ora sono stati profondamente trasformati. Il bosco di Betulle, dove adesso è partita la galleria, i nostri castagni che ancora si vedono e vivono vicino alla nostra baita e che adesso sono stati estirpati, davvero sradicati, e al loro posto ci sono i manufatti della grande malaopera. Vedere quei luoghi che ci sono cari e a cui non rinunceremo mai, e risentire le voci, vedere i volti, anche volti che non ci sono più, tanti volti che non ci sono più. Pasquale li rappresenta un po' tutti. Rivedere cioè quelle che sono, che è la forza vera, non soltanto della lotta contro il TAV e della Valle di Susa, ma proprio della nostra esistenza quotidiana. Stamattina Maria Teresa raccontava come la lotta nei paesi dell'America Latina, dell'America del Sud e dell'America Centrale abbia trasformato anche i territori, anche le società, addirittura le istituzioni, perché la lotta ha questa capacità di trasformazione, se è vera, se è dal basso, perché è piena di speranza e piena di ragioni, che sono poi le buone ragioni della vita e del futuro di tutti. E poi la lotta è quella che garantisce la speranza di un futuro. La nostra è resistenza, davvero. A volte andando davanti a quelle reti, anche ieri sera ci siamo andati. Noi eravamo circa 200, era una passeggiata notturna. E dall'altra parte erano schierati, non siamo arrivati neanche al ponte questa volta. Erano schierati almeno 500 uomini in armi. Si vedevano questi loro assetti, questi loro abiti, questo assetto antisommosse, si vedevano i loro caschi luccicare sinistri fin giù, fin verso il fondovalle. Erano tutti schierati lungo i muri, erano usciti e facevano una barriera che sembrava invalicabile. Vedere queste cose a volte ci si sente piccoli, ma poi bisogna pensare che noi siamo sempre lì e resistiamo, e questo film ce lo dice. Noi avremmo potuto, davanti, dopo il 27 di giugno del 2011, o dopo il 3 di luglio, dopo quel grande momento di speranza anche, di liberazione, perché noi pensavamo all'8 di dicembre, avremmo potuto pensare che in fondo avevamo fatto tutto il possibile e ritirarci in buon ordine. Non l'abbiamo fatto. E la nostra resistenza è quella. Ed è quello che dà speranza a tanti, perché dice che anche nei momenti che sembrano bui, nei momenti in cui sembra che tutto quell'apparato di guerra debba prevalere, in realtà quello che conta sta dall'altra parte, sta dalla parte coloro che rivendicano per tutti quel mondo di liberi uguali, che rivendicano libertà e diritti non solo per il loro territorio, ma ben oltre, quella libertà e quei diritti che ci vengono negati perché questo sistema, questo capitale
che sembra sempre più travolgente, ha deciso di soffocare ogni tentativo di ribellione per poter affermarsi senza possibilità di essere messo in discussione. E noi dobbiamo essere invece proprio quella cosa lì, quella grande marea di volti, di persone. Non è una marea anonima, sono volti, sono storie, tante storie che si sono unite in un solo conflitto. Sono storie che vanno oltre la Valle di Susa e parlano di diritto alla casa, di diritto alla salute, di diritto alla scuola, ma anche di diritto a trasporti che siano economicamente sostenibili ed ecologicamente sostenibili, che sono l'esatto contrario dell'alta velocità. Questi treni pendolari che vengono tagliati, che non funzionano più o funzionano male, proprio perché il principio della privatizzazione deve dominare su ogni tentativo di difesa di servizi sociali. E contro tutto questo c'è chi lotta contro la devastazione ambientale e anche chi lotta per un lavoro che sia decente, che non faccia morire, che non faccia malare, l'esatto contrario del lavoro dell'alta velocità ferroviaria, ma di tutte le grandi opere. E queste voci le sentiremo oggi da Roma, ma anche dai compagni che sono qui presenti, e sentiremo anche le voci che parlano di carcere, perché quelle carceri sono l'altro aspetto di questa società subdola e violenta. Luoghi di sofferenza, di negazione di diritti, luoghi che negano qualsiasi umanità e qualsiasi speranza, luoghi che devono essere chiusi, luoghi che i nostri compagni hanno sperimentato, ma che sono popolati di tanti altri oppressi, di tanti, tantissimi altri deboli che non hanno nulla e non hanno neanche la voce per farsi sentire. E noi dobbiamo dare voce anche a tutto questo. E poi abbiamo il segno evidente di quella che è la repressione, c'è Marta e le sue compagne. Marta che è stata tirata dentro le reti, è stata calpestata ed è stata insultata malamente anche da altre donne. Donne con la divisa addosso, donne colonnello, pensate. Donne che sono poi le stesse che capeggiano quegli uomini in armi che impediscono a noi il passaggio verso i luoghi della nostra vita. Allora, tutti questi temi sono i temi per cui vale la pena resistere, sono i temi che ci dicono che in questa resistenza non siamo soli e che vinceremo anche. Adesso darò la parola agli altri compagni, però vorrei concludere con la lettura di una poesia. Mi è venuta in mente mentre vedevo questo bel film e vedevo quelle facce del potere e le facce invece della liberazione che sono di noi tutti. Ed è una poesia di Fortini ed è intitolata La Gronda. Ed è una poesia che parla di questo mondo in cui viviamo, di questo sistema che c'è nemico ma che non è invincibile se noi sapremo resistere fino in fondo. Dice Fortini: scopro dalla finestra lo spigolo di una gronda in una casa invecchiata che è di legno corroso e piegato da strati di tegoli. Rondini vi sostano qualche volta qua e là sul tetto. Sui giunti e lungo i tubi, gore di catrame, calcine di misere riparazioni. Ma vento e neve, se si stancano il piombo delle docce, la trave marcita non la spezzano ancora. Penso con qualche gioia che un giorno, e non importa se non ci sarò io, basterà che una rondine si posi un attimo lì perché tutto nel vuoto precipiti irreparabilmente, quella volando via.
Grazie Nicolette, mi chiamo appunto per la prima relazione, ordine pubblico e conflitto sociale, processo per devastazione e saccheggio dopo il G8 di Genova 2001. Cristina per la campagna 10-100. Ciao, mi chiamo Cristina, faccio parte di una radio di Roma che si chiama Radio Onderotta, che nell'aprile del 2012 ha deciso insomma di avviare questa campagna 10%, visto che uno degli imputati per i processi di Genova, Alberto, detto Fagiolino, è un redattore della nostra radio. In quell'aprile del 2012 mancavano pochi mesi a che la Cassazione a Roma chiudesse quello che è stato uno dei processi forse più lunghi e più pesanti rispetto a dei manifestanti insomma, che negli ultimi decenni si era visto in Italia, che era quello dei reati di devastazione e saccheggio in seguito ai fatti accaduti a Genova nel 2001. E abbiamo deciso insomma quindi di lanciare una, vi racconto un po' com'è nata questa campagna che si chiama 10%, perché 10 manifestanti hanno preso 100 anni di carcere. E abbiamo quindi avviato un'assemblea cittadina a Roma per cercare di riportare alla luce quello che era stato comunque un processo che nel corso degli anni era stato totalmente nel silenzio. Dal 2001 al 2011, al 2012, per 11 anni si è svolto in Italia un processo per reati di devastazione e saccheggio contro 10, prima contro 25 manifestanti e poi contro 10 manifestanti, e se ne è parlato veramente poco. Un reato e un dei processi che hanno sicuramente cambiato il corso della, diciamo così, dei dibattimenti giuridici, visto che dopo la sentenza, dal 2001 e dopo la sentenza del 2013, della Cassazione, i reati di devastazione e saccheggio stanno continuando a darli con molta facilità. Quindi avevamo deciso insomma che, fosse giunto il momento che queste persone, che ormai è giunta la Cassazione, non dovessero affrontare il carcere da soli. E così abbiamo deciso di fare questa assemblea cittadina per ridare vita un po' e sostegno, perché insomma penso che un po' anche il video, anche tutta la lotta notata, insomma, ce l'ha dimostrato. E uno degli slogan della Val di Susa è si parte e si torna insieme, e sicuramente insomma in questi anni l'abbiamo fatto anche nostro, quindi ci sembrava importante che fosse forte una voce in tutta Italia che 10 persone stavano andando in carcere per aver rotto delle vetrine a Genova nel 2001. È nata quindi questa assemblea cittadina che in qualche maniera è una campagna, questa 10%, che è stata anche un po' assunta dalle stesse persone imputate, questa è stata insomma anche un po' la forza, che in qualche maniera si sono riconosciuti in questa campagna e ha portato a un certo punto, quando dopo luglio del 2013 queste persone, alcune di queste persone sono entrate in carcere, a una solidarietà fortissima che c'è stata un po' da tutta Italia nei loro confronti, con le lettere, con le manifestazioni, con appuntamenti di piazza. In qualche maniera si è continuato a parlare di Genova, non soltanto di quello che erano stati i poliziotti, quello che avevano fatto alla Diaz piuttosto che a Bolzaneto, e per i quali insomma sono rimasti più o meno impuniti, ma questa è una storia insomma un po' più visibile, ma che le persone poi stessero prendendo appunto 100 anni di carcere. E sicuramente insomma è stato anche per noi un modo per riparlare di quello che è stato Genova, perché poi in questi anni insomma si è parlato molto di quello che, che è stata la repressione nei confronti, si è parlato molto appunto, ripeto, della Diaz, di Bolzaneto, si è parlato molto delle forze dell'ordine, ma poi si è parlato molto poco di migliaia di persone che a Genova nel 2001 si erano radunate lì. Cioè stiamo comunque parlando che è un po', insomma, sono anche contenta di questo convegno, volevo ringraziare la Val di Susa tutta, i comitati eccetera, perché è importantissimo secondo me in questo momento, in questo anno, ritessere le fila un po' generali di quelli che sono i contenuti poi per cui la gente scende in piazza, che molte volte insomma poi sotto i mass media, quello che sotto le manipolazioni eccetera un po' si vanno a perdere. A Genova insomma scesero in piazza migliaia di persone per urlare quello che poi insomma si è avverato, cioè il potere delle banche, la globalizzazione, le multinazionali, cioè lottare contro un mondo, questo era lo slogan, un altro mondo è possibile. E sicuramente tutti i temi che appunto nel corso di questi anni, soprattutto adesso, poi
si sono avverati, quindi una lotta contro proprio un altro sistema, un abbattimento del sistema capitalistico, perché noi vogliamo proprio un altro mondo. In questo anche la disusa, insomma, penso che ce lo insegna, ce lo sta insegnando, le parole di Nicoletta, ma anche del video, ce lo ricordano. Non è solo una questione di lottare contro un treno specifico, è proprio un modello di sviluppo diverso che contro cui si lotta, ed è il motivo per cui poi questa lotta si lega a tante altre in Italia, e il motivo, penso, anche di questo convegno. A questi manifestanti che andarono lì, che furono, insomma, le immagini delle botte, a cominciare dagli avvocati piuttosto che dai medici, i primi che furono massacrati di botte in piazza, l'hanno visto, insomma, sono rimasti ormai nella memoria di tutte e tutti. E è stato ucciso un ragazzo, insomma, Carlo Giuliani, non lo ricordiamo, non lo dimentichiamo mai. Eppure, dopo la prima giornata di grossa repressione, il giorno dopo da tutta Italia partirono e arrivarono a Genova 300.000 persone. Cioè, la risposta, quindi la paura, non è mai stata una cosa che ci è appartenuta, anzi, insomma, dopo tutte le immagini che le televisioni mandarono, da tutta Italia continuarono a partire i manifestanti per continuare a sostenere quelli che stavano a Genova. La risposta da Genova, insomma, a Genova l'avete un po' vista tutta, Genova fu un diciamo così, un laboratorio, poi, secondo me, di tutte le forme di repressione che poi si sono sviluppate. Le prime zone rosse in Italia si sono viste a Genova, le prime ringhiere alte 8 metri per dividere dove si riunivano i grandi rispetto a dove si poteva manifestare, l'abbiamo vista a Genova, i lacrimogeni, le botte, i manganelli al contrario, i poliziotti che lanciano i sassi, l'irruzione dentro la scuola Diaz, pistare di botte i ragazzi che dormono nei sacchi a peli, in quei campi che si possono chiamare, quasi l'hanno definiti, appunto, che è stato Bolzaneto, cioè una caserma trasformata in un luogo dove non c'era nessuna tipologia di diritto, nessuna possibilità di parlare né con gli avvocati né tantomeno con i parenti. Quindi, diciamo così, un laboratorio che ha giustamente visto delle forme di resistenza e di lotta molto forti e molto aspre in piazza, motivo per cui lo Stato ha dovuto rispondere, ha risposto con ritirar fuori questo articolo 419 del codice fascista, direttamente dal codice fascista, perché il codice Rocco, quello è il reato della stazione e saccheggio, da quello di proviene, e riportarlo nella loro Repubblica e applicarlo da Genova in poi. Sicuramente una differenza che c'è stata a Genova, di quella che noi ci siamo resi conto, insomma, poi nello scorso anno, è che anche questo slogan "si parte e si torna insieme" non è stato molto applicato a Genova. Diciamo che giorni dopo il G8 anche gli stessi promotori del Genova Social Forum fecero purtroppo una grossa divisione tra i buoni e i cattivi, sul concetto di violenza si parlò tantissimo, ci si spaccò tantissimo su quali erano le forme giuste di resistenza e quali quelle sbagliate, e anche nelle aule di tribunali poi queste differenze, insomma, anche gli stessi giudici le hanno applicate. Per alcuni manifestanti è stato ritenuto legittimo una forma di difesa a un attacco dei carabinieri che fu considerato illegittimo, mentre rompere una vetrina, quindi andare a mettere un tassello contro il sistema capitalistico e la proprietà privata, ecco che quello invece non va più bene a quelle persone, anche se solo guardavano e quindi o partecipavano tra virgolette passivamente per esempio entrata dentro un supermercato, sono stati applicati i reati di devastazione e saccheggio. Quindi sicuramente devo dire che questo, insomma, continuo anche a ringraziare questo movimento, perché ha ridato una legittimità delle pratiche di lotta comuni che vengono scelte, che vengono portate avanti, che sono appunto i diritti di resistenza e di lotta, e determinati slogan, siamo tutti Black Bloc piuttosto che "si parte e si torna insieme", hanno ridato, secondo me, un sostegno molto forte anche a chi da Genova è rientrato in carcere, perché, insomma, la campagna queste parole l'ha fatte proprie, ha riprovato, ha ridato appunto una forma di solidarietà a queste persone che si sono nell'ultimo anno sentiti partecipi
e non abbandonati come se Genova non fosse legata poi a tutte le lotte che poi sono susseguite. E io direi che insomma, visto che mancano 5 minuti, volevo che si parlasse anche del supporto legale che in questi anni ha aiutato e sostenuto in 12 anni, ha mantenuto vivo poi il fatto che ci fosse un sostegno soprattutto economico ma anche di aiuto agli avvocati da Genova in poi. E volevo soltanto dire che da Genova in poi insomma appunto questi reati di devastazione e saccheggio sono stati applicati tantissimo, è stato cercato di darle a delle volte dei CIE a Bari, per fortuna questo non è venuto, è stato provato ed è stato dato ai tifosi e poi insomma non ultimo c'è un processo in corso a Roma per quanto riguarda i fatti del 15 ottobre del 2011 che poi se ne parlerà Cristiano dopo e che ha già visto insomma 6 condanne per i reati di devastazione e saccheggio, quindi dei reati perché sono 2 che in qualche maniera rivedono il concetto di ordine pubblico per cui il quieto vivere viene in qualche maniera sovvertito e qui bisogna poi vedere chi cos'è il quieto vivere, chi sono i veri saccheggiatori e chi i veri devastatori e che in qualche maniera tende a reprimere, vuole reprimere insomma qualsiasi forma di resistenza e di lotta nelle piazze che hanno insomma dei contenuti politici poi molto forti e portano delle istanze avanti molto, molto forti. Sicuramente la paura non è una cosa che ci appartiene, per cui negli ultimi anni, dal 14 dicembre, il 15 ottobre e via dicendo, Roma ha riportato in piazza migliaia di persone che hanno in qualche maniera anche sostenuto e partecipato insomma, a un cambiamento, una lotta di questo sistema. Lascio i miei pochi minuti a Toni, perché insomma penso che anche il supporto legale in questi anni sia stata una cosa molto importante. Grazie. Perfettissima e aggiungo molto poco alla parte politica perché Cristina è stata molto precisa. Sono di supporto legale, siamo un po' un gruppo, il lavoro grigio, quello che è stato dietro ai processi del G8, quelli che hanno in qualche modo aiutato tecnicamente con la raccolta di fondi, sia la parte della segreteria legale che ha fatto un lavoro indispensabile perché i processi avessero un seguito con l'aiuto agli avvocati e oggi si occupa sostanzialmente dall'anno scorso, già da prima, ma dall'anno scorso in particolare, della raccolta fondi per sostenere le persone che sono in carcere. Perché è stato detto poco in questo ambito, in questo momento, ma le persone sono in carcere attualmente, le persone che sono in carcere hanno bisogno di denaro, le famiglie che rimangono fuori hanno bisogno di denaro, quindi ci siamo concentrati al massimo in questa attività durante quest'anno e mezzo. I processi sono di fatto terminati, non so se si tornerà ulteriormente ancora una volta a Roma, ma le condanne sono state pesantissime, quindi parliamo anche di tra gli 8 e i 15 anni, quindi le persone rimarranno purtroppo forse ancora a lungo dentro. E i nostri inviti sono 2. Resistere vuol dire organizzarsi nella lotta, vuol dire organizzarsi nel difendersi quando la repressione colpisce duro, quindi il nostro consiglio spassionato è organizzarsi da subito sia nella difesa che nella repressione che arriva dopo. Organizzazioni, gruppi autonomi di organizzazione per la difesa collettiva sono indispensabili e non bisogna mai arrivare in contropiede in questo tipo di operazione. Arrivare in ritardo a processi cominciati è l'errore più grosso sostanzialmente, bisogna pensarci ancora prima che la repressione colpisca. Il secondo punto è la solidarietà che attiva politica si fa nelle strade, e poi la solidarietà più silenziosa è l'aiuto durante i processi e l'aiuto nella raccolta delle risorse e fondi. Quindi è un consiglio che faccio sostanzialmente a tutti quanti noi perché questo avvenga e venga sostenuto. Un'ultima battuta, perché mi volevo ricollegare in particolare all'intervento di Novara di questa mattina. Il modello Valsusa, per me che sono a Genova e ci stiamo occupando di un ottavo terzo valico, è già stato esportato. Da noi fogli di via nell'arco di un anno e mezzo ne sono arrivati tantissimi. Le persone colpite, imputate e sotto giudizio siamo già oltre le 100 persone, in solo un anno e mezzo di attività. Quindi quel tipo di modello è già arrivato.
La polizia quando arriva in casa non viene a cercare il responsabile colpevole di un atto, cerca e vuole sapere se sei un notaio e porta via lo striscione come prima cosa. Quindi quel modello è già stato esportato e già ha vinto in qualche modo nelle altre procure. Quindi importantissimi questi convegni, è importantissima la diffusione, è importantissimo spiegare che quel modello è quasi già un modello speciale di repressione del dissenso politico, nuova, sotto forme nuove, invasiva dentro le case, perché vuole colpire la persona e quello che rappresenta e non quello che ha fatto. E quindi orgogliosamente dobbiamo dire chi siamo, oltre quello che facciamo, e dire al mondo che quello è un processo e sono processi politici e politicamente bisogna difendersi. Grazie a Cristina e poi andiamo avanti, apriamo ecco un altro capitolo di questo pomeriggio. Abbiamo già nella mattinata avuto modo di vedere, soprattutto nella relazione dell'avvocato Bertone, diversi abusi che sono stati commessi ad esempio in Val di Susa da parte dell'operazione delle forze di polizia. Operazione Hunter è ovviamente, lo conosciamo tutti, è un dossier che è girato, che ha fatto anche molto scalpore. Sappiamo bene come questi abusi sono continuati sia in Val di Susa ma anche sul territorio nazionale. Sono tante, tantissime le voci che ce le raccontano per le strade, nelle piazze, all'interno delle carceri. Abbiamo avuto modo di incontrare mamme di detenute, persone che si sono incontrati con questa terribile realtà, ma purtroppo presenti. Ma continuiamo a credere, ecco, che raccontare certe storie sia importante, uno per dotarci, ecco, noi stessi degli anticorpi per riconoscere, ecco, questi fenomeni e reagire, due, far sì che queste cose, ecco, non accadano più. Quindi dare la parola a Marta, compagna pisana, ecco, che tutti conosciamo, che quest'estate è stata tra i fermati del 19 luglio. Sono brava a parlare al microfono, né tantomeno di fronte a così tante persone, ci provo, al massimo c'è l'altra Marta, sempre pisana, che prova a venirmi in aiuto. Mi ero preparata delle cose da dire, però stamattina ho avuto delle novità, ho parlato con la mia avvocata e mi ha detto che si sono chiuse le indagini sulla notte, su quella notte del 19 luglio, e la notte in cui sono stata fermata mi hanno manganellata e mi hanno, mentre già in stato di fermo, e mi hanno molestata. Praticamente da quello che viene fuori dagli atti delle indagini è che io devo ringraziare gli agenti di polizia perché loro mi hanno vista con la faccia insanguinata, mi hanno alzata, mi hanno soccorsa, mi hanno condotto prontamente dentro il cantiere e mi hanno prontamente fatto visitare da dei medici. Quindi da quello che viene fuori, insomma, viene fuori che questi sono dei cavalieri di altri tempi, che insomma mi hanno vista ferita e in un qualche modo si sono prodigati per me. Si sa anche che dalle indagini è venuto fuori che ci sono moltissimi testimoni del momento del mio fermo, e da quello che mi hanno detto, di solito non sono così tanti i testimoni, credo di aver capito che sono 7, 8 i testimoni, quindi gli agenti di polizia che erano lì nel momento in cui io venivo fermata. Sì, soccorsa. Per quanto invece riguarda la denuncia che io ho fatto, ho fatto una denuncia pubblica il 20 di luglio e poi ho depositato in tribunale una denuncia contro ignoti per i maltrattamenti subiti quella notte,
Allo stato attuale l'avvocato ancora non è riuscito ad avere niente, sono stati chiesti gli ordini di servizio di quella notte, sono state chieste le persone che erano presenti all'interno del cantiere, quindi i medici, quindi il personale della Croce Rossa, i giornalisti, insomma tutti quelli che erano lì presenti, e non ci hanno ad ora non ci hanno ancora dato niente e non sembra che siano intenzionati a darceli. Questo è quello che ho saputo stamattina e ve l'ho voluto raccontare. Poi in realtà io mi ero preparata per raccontarvi quello che è successo, come è nata la campagna Se non con Marta quando, poi ve ne parlerà meglio Marta, ma io volevo raccontarvi quello che è successo la notte del 19, tutti lo sapete, si sono viste le immagini ora. Io ho fatto una conferenza stampa il giorno subito successivo, quindi si sa, è noto quello che è successo quella notte. Volevo ricostruire quello che è successo nella settimana successiva a quei fatti, a quel fatto, e quindi spiegare perché è nata questa raccolta di parole e immagini di donne e uomini no TAV. Il 20 di luglio, una volta uscita dalla questura, mi hanno fatto lavare tutto quello che c'era bisogno di fare, ho deciso di fare una denuncia pubblica. E dalla mia denuncia sono le prime due risposte che ci sono state quella del senatore Esposito e la minaccia di denuncia del sindacato di polizia dell'UGL. Entrambe queste risposte dicevano che sicuramente io ero bugiarda. Perché? Perché io decido di denunciare pubblicamente? Innanzitutto perché ero l'unica di quella notte che aveva la possibilità di farlo, gli altri dopo il fermo sono stati condotti in arresto e trasferiti in carcere, quindi io ero l'unica che poteva parlare e raccontare delle violenze che avevamo subito quella notte. E poi decido di denunciare pubblicamente questa cosa perché sicuramente io sapevo perfettamente, lo sappiamo tutti, qual è il ruolo delle forze dell'ordine di questo paese. Qui lo vediamo nella sua, penso, espressione massima, no? Stanno a difesa dello Stato e degli interessi economici di questo Stato. Decido di denunciarli perché come ha scritto qualcuno, meglio un labbro rotto che una bocca chiusa. Nel mio caso io sono stata vittima di una violenza che può essere generalizzata come una violenza di genere, come una violenza su una donna. Io sono stata vittima però in un contesto ben particolare, che è quello della resistenza della Val di Susa e della popolazione di questa valle. E sono una donna, quindi sono stata vittima di violenza in quanto donna. Ogni donna che viene molestata e che viene maltrattata è sicuramente si sente debole, sicuramente si sente in una posizione di sottomissione, è proprio questo, no? Il ruolo che hanno gli uomini maltrattanti, quello di farti sentire sola, debole e completamente disarmata. Io ho subito un pezzo in più di quella che è la repressione che gli attivisti in questa valle subiscono, perché la repressione è uguale per tutti. Dopodiché io mi sono ritrovata completamente da sola in mano di uomini che potevano fare di me quello che volevano. E una volta uscita da lì ho pensato che fosse giusto parlare per me, ma parlare anche per tutte quelle donne che invece ogni giorno vengono molestate, maltrattate dagli uomini e che invece non hanno la forza, il coraggio e non hanno neanche intorno a loro un sostegno e una solidarietà che invece io ho avuto ed è stata fortissima.
L'altra risposta che mi è stata data dopo la mia conferenza stampa è stata quella di Esposito. Esposito lo conosciamo tutti, da sempre ha attaccato il movimento No TAV. Esposito dice in un tweet: parte da Pisa per andare a fare la guerra allo Stato, prende giustamente qualche manganellata e si inventa di essere stata molestata. Quindi, in quanto No TAV, prendo giustamente delle manganellate, perché giustamente, no, i No TAV devono essere manganellati, e in quanto donna mi invento di essere stata molestata. Questo perché? Perché io sono una donna, non sono rimasta a casa a assolvere quello che secondo il senatore Esposito dovrebbe essere il mio ruolo, ma quindi sono andata innanzitutto a cercarmi le manganellate e poi ad inventarmi le molestie della serie. Se eri rimasta a casa tua, tutto questo non era successo. Si susseguono giorni, in quei giorni succedono un sacco di cose, io provo a ricostruire quello che è successo quella notte, non ho mai un momento di pace, diciamo che passo la prima settimana dopo la notte del fermo quasi senza dormire e cercando in continuazione di fare quello che si doveva fare in quel momento lì. Vengo convocata di corsa per il 26, quindi dopo soltanto 6 giorni dal fermo vengo convocata in tribunale perché vogliono farmi un interrogatorio. I PM sono Paladino e Rinaudo. Arrivo in tribunale, fuori dal tribunale c'era un bellissimo presidio fatto da tutte le mie compagne, fatto da tutte le donne No TAV, gli uomini No TAV. Io entro in tribunale con la polizia che carica il presidio, perché stavano attaccando uno striscione, un'azione violentissima e pericolosissima, e quindi decidono di caricarle. Io con questo carico entro nelle aule di tribunale. Entro in tribunale e mi vengono comunicati i capi d'accusa, che sono gli stessi degli altri 7 arrestati quella notte. E mi comunicano che è stato aperto anche un fascicolo sui maltrattamenti che ho subito in risposta alla denuncia che avevo fatto pubblicamente in conferenza stampa. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, mi dicono che allora a questo punto non posso rispondere neanche al fascicolo aperto sulle mie molestie. Nel frattempo con la mia avvocata avevamo già depositato invece una denuncia contro ignoti per le molestie che avevo subito e una denuncia per diffamazione a mezzo stampa al senatore Esposito. I PM decidono comunque di non farmi domande rispetto alle violenze che avevo subito. C'è una cosa che salta subito agli occhi, è che gli stessi PM che mi hanno interrogato, che avrebbero voluto interrogarmi quel giorno, erano presenti in cantiere quella notte. Io non sono una giurista, no, ho iniziato a masticare un minimo di linguaggio giuridico dopo che mi è successa, questa cosa. Però mi sembra molto strano, no? Cioè, i 2 PM sono stati testimoni delle molestie che ho subito e allo stesso tempo indagano sul reato che presumibilmente io ho commesso. E quindi è anche quello in cui sono vittima, quindi erano presenti, indagano sul reato che loro dicono che ho commesso e sul reato di cui sono vittima. Anche all'occhio più ignorante c'è una contraddizione, un conflitto, non lo so come in termini giuridici come si può definire. Comunque in tutti questi giorni, è stata in tutta questa settimana, le mie compagne e i miei compagni si muovono e danno vita
ad una campagna. Nasce quindi questa campagna, che è la campagna Se non con Marta quando, e, c'è qui fuori il banchetto con il librino. Lascerei la parola a Marta, visto che la campagna l'hanno fatta loro, io sono stata solo menata, e quindi magari mi spiega lei cosa è successo. Allora, il 20, cioè il 20 mattina all'alba, quando ci siamo resi conto che Marta mancava all'appello, insomma, poi dopo un po' abbiamo scoperto cosa era successo, ovviamente alla rabbia, all'indignazione per quello che era successo a tutti, si è sommata così una componente, perdonateci, umana e personale, perché la nostra compagna Marta non solo appunto era stata fermata, ma aveva subito un ulteriore oltraggio che è molto forte. Lei si schernisce, secondo me, però in un qualche modo è qualcosa che ti segna dentro più di una manganellata. Quando il tuo corpo di donna è oggetto e preda di qualcuno che è più grande, più grosso, è armato ed ha il potere, e te sei sola, indifesa e inevitabilmente più debole fisicamente in quel momento, sei ostaggio, sei minacciata, sei ricattata, sei oltreggiata oltre misura, oltre il dolore fisico, sei oltraggiata dentro, e poi devi fare un percorso per ricostruirti, per ricostruire la tua integrità di persona, per riprendere fiducia in te. E questo tipo di violenza, che non lascia tracce esterne, ma le lascia dentro, devono pagarla quei poliziotti che hanno agito nel cantiere, così come devono pagarla tutti coloro che in questo modo violano costantemente i corpi delle donne. Ci siamo sentite molto arrabbiate, allora così, in maniera un po' semplice, abbiamo fatto partire un appello che era pensato come un appello da far sottoscrivere alle donne pisane, cioè un appello da donne della Pisano TAV, era firmato, rivolto ad altre donne della Pisano TAV in solidarietà a Marta, per farla sentire sostenuta e accompagnata e non lasciata sola. Questo appello in realtà ha cominciato a viaggiare ed è esploso. Hanno cominciato a arrivarci mail da tutta Italia, mail di altre donne che erano colpite, che però non erano pisane, quindi chiedevano se potevano sottoscrivere un appello firmato dalle donne della Pisano TAV, da compagni che ci chiedevano se per favore anche loro avrebbero voluto in qualche modo starci in questo sostegno a Marta, di associazioni, di strutture collettive, e questo appello ha cominciato a dilatarsi, a crescere, a perdere questa connotazione localistica, diciamo un po' sempliciotta, che le avevamo dato all'inizio. Contemporaneamente, appunto, anche pressati da questa indignate per questa ulteriore molestia sessuale, che era quella del senatore Esposito, e da un silenzio assordante che però circondava la vicenda di Marta, rispetto a un indignarsi sulla violenza, per la violenza sulle donne quando è un manifesto pubblicitario, no? E allora si scrivono e straparlano fiumi di parole, c'è un sacco di giornaliste disposte a indignarsi per un manifesto, però tutte queste donne stavano zitte rispetto al fatto che una donna di 30 anni andava pubblicamente, alzava la testa, non abbassava gli occhi e diceva: scusate, ma a me mi hanno anche molestato, mi hanno messo le mani sul seno, mi hanno messo le mani nelle mutande, mi hanno chiamato puttana, mi hanno detto che devo starmene a casa perché sono solo una puttana. Non sono le normali cose, non è il normale contenimento, l'uso della forza per contenere un corteo, questo è un'altra cosa, è un altro livello, però c'è un silenzio assordante. Allora la nostra amica, un'amica di Marta, prende un cartello, scrive "Se non con Marta quando", in polemica con "Se non ora quando", e lo butta lì su Facebook. E questa roba qui esplode ancora di più dell'appello e delle firme, nel senso che ci cominciano ad arrivare centinaia e centinaia di foto, foto di singoli, foto di singole, foto di coppie, foto di bambini, foto di animali, foto di gruppi, foto collettive.
E insieme a queste foto, insieme alla firma dell'appello, ci arrivano tante mail. Cioè la gente non si limita, queste le donne, gli uomini che vogliono stare con Marta, non si limitano a porre una firma o a mandare una foto, ma ci scrivono delle parole. Si qualificano, dicono chi sono, e si qualificano per il lavoro che fanno, oppure per la città dove vivono, oppure per la lotta che stanno facendo, e tutti ci dicono. E c'è questa cosa molto bella che è il ringraziamento a Marta e il ringraziamento alla lotta No Tav che continuamente arriva. Grazie, grazie, volevamo esserci anche noi. Grazie, te c'eri te, c'erano gli altri compagni, ma c'eravamo tutti. Io non potevo, io ero a lavorare, io vivo dall'altra parte del mondo. Io sono a Buenos Aires, io sono a Brighton, ma sono con voi, sono lì, ci sono. E allora abbiamo pensato dopo un po' che perché lasciare questa roba solo sulla rete, perché non dargli una dimensione di una persistenza, perché la rete è bella, i social network funzionano, fanno viaggiare tutto molto velocemente, però poi sono un effimero che dopo un po' viene cancellato da un altro evento, da un'altra cosa, e poi me ne capisco anche poco, ma insomma mi sembra che siano cose che vanno, hanno come dire un'esplosione, una bolla che esplode, ma poi dopo si perde. E allora abbiamo deciso di raccogliere un piccolo libretto, chiamarlo libro è veramente pretenzioso, un opuscolino, tutta questa campagna. Abbiamo pubblicato, abbiamo deciso di parlare pochissimo noi, abbiamo fatto una paginetta di introduzione, una paginetta di ringraziamenti e poi di mettere quello che c'era arrivato. E il testo dell'appello, la conferenza stampa di Marta, i testi delle tante mail che sono arrivate. Mail che parlano di lotta No Tav, ricostruite da noi, ovviamente con un intervento quindi un po' libero, perché c'è una ricostruzione di un testo unico a partire da tante centinaia e centinaia di mail di sostegno alla lotta No Tav, e un altro testo di risposta al senatore Esposito, diciamo più propriamente di attacco alla volgarità macista di quest'uomo che si autodefinisce senatore, anzi veramente qualcuno l'ha definito. Queste liste bloccate, senatore della Repubblica. E niente, io ho concludo con un ringraziamento a tutti quelli che sono qui, a tutto il movimento No Tav, un ringraziamento per questi anni di lotta che un film meraviglioso ci ha fatto vedere prima. E chiudo con una delle tante mail che abbiamo trascritto nel libro. No Tav e buona lotta. Tutto il resto sono chiacchiere. Grazie. Sì, abbiamo ricevuto una buona notizia che vogliamo comunicarvi subito. Cecilia è libera. È un segno che la repressione non sempre riesce a vincere, l'avvocato Novario l'ha seguita e quindi che stamattina ci ha raccontato che cosa succede nella repressione, sicuramente il peso della solidarietà degli studenti, della solidarietà antifascista ha avuto un rilievo enorme, importante all'interno di questa liberazione. Un carissimo abbraccio alla nostra compagna e speriamo di vederla presto con noi nella nostra lotta. Vorrei anche mandare un saluto a Giobbe, che invece purtroppo è ancora ai domiciliari e in isolamento, e a tutti gli altri compagni che in qualche modo subiscono la repressione e poi gli di via. La Valle di Susa c'è per tutti e loro tutti quanti sono con noi. Allora andiamo avanti, diamo la parola ad Adriano Chiarelli, autore di Mala Polizia, un'inchiesta verità sugli abusi di polizia in Italia. Sì, buonasera a tutti, grazie per essere qui, sono felice di essere qui.
Audio. Sentite. Ma la polizia nasce dall'esigenza di divulgare, far conoscere il più possibile, anche in base a una tiratura che c'è stata abbastanza numerosa per fortuna, far conoscere da vicino cosa avviene, soprattutto nelle procure e nei rapporti tra polizia giudiziaria e procure, quando muore un cittadino, un comune cittadino, fermato, arrestato anche per crimini minori o ancora meno addirittura. Racconto 23 casi e parto direttamente da quello che ho seguito più a lungo e più da vicino, che è quello di Giuseppe Uva, che per sintetizzo per chi non l'avesse seguito, si tratta di un varesino, un uomo di Varese di 43 anni, fermato una sera insieme a un amico perché creava fastidio, ubriaco per strada, spostando delle transenne e bloccando il traffico. Viene immediatamente arrestato da una gazzella di carabinieri che interviene in seguito a una chiamata. Intervengono altri tre volanti della polizia e vengono entrambi portati in caserma. Di Giorgio, l'amico di Giuseppe Uva, viene rinchiuso in uno stanzino e Giuseppe viene portato in un'altra stanza in compagnia di tutti gli 8 agenti di pubblica sicurezza che sono intervenuti e l'hanno arrestato, e comincia, a quanto dice Alberto Di Giorgio, che dall'altra stanza sentiva tutto, un pestaggio andato avanti 3 ore. Fatto sta che la mattina all'alba si rende necessario l'intervento di un'ambulanza, non tanto per curarlo o per soccorrerlo, ma per praticargli un trattamento sanitario obbligatorio. Viene portato in ospedale e dopo un paio d'ore muore. Gli si ferma il cuore e parte tutta l'odissea che coinvolge soprattutto Lucia Uva, la sorella di Giuseppe Uva. Partono dei processi a carico dei medici che l'hanno tenuto in cura nel reparto di psichiatria, processi tutti puntualmente conclusi con l'assoluzione dei medici per non aver commesso, per non colpevolezza, erano accusati di omicidio colposo. Vi leggo velocemente un passaggio di una recente sentenza, la quinta sentenza riguardante questo processo. È la sentenza di un giudice per le indagini preliminari, il giudice Battarino, in merito alla richiesta che il PM titolare delle indagini, la richiesta di archiviazione da parte di Agostino Abbati, il PM titolare delle indagini, per il reato di lesioni lievi, ipotizzato a carico dei poliziotti e carabinieri che hanno tenuto Giuseppe Uva in caserma. E riguarda la prima fase, il primo momento, il momento da cui è tutto cominciato, cioè il momento dell'arresto, dimostrato abbondantemente trattarsi di un arresto illegale. Dice il giudice, parola del giudice: il valore costituzionale della libertà personale è prevalente su ogni altra esigenza privata o pubblica, con i soli limiti dettati dall'articolo 13 della Costituzione e dall'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, secondo la quale nessuno può essere privato della sua libertà personale se non in forza di una legittima detenzione. Limiti e principi puntualmente declinati dalle norme processuali penali e presidiati da norme penali sostanziali. Non un passo indietro, dice il giudice, è consentito su questo terreno, non solo per ossequio alle norme, ma per la consapevolezza che l'inclinarsi dell'invalicabile limite ai poteri esecutivi genera, così come storicamente avvenuto, il declino verso regimi totalitari, estranei alla nostra civiltà europea contemporanea. Questo riguarda il fermo illegale che c'è stato per strada ai danni di Giuseppe Uva, ed è un principio rimarcato non solo dal giudice Battarino in sede di sentenza sulle indagini preliminari, ma anche da altri giudici che hanno richiamato ancora una volta le convenzioni europee sui diritti umani che l'Italia continua a non riuscire.
professore fanno pensare a quelle che Arendt, Giorgio Arendt, il filosofo, chiama stato di eccezione. Di fatto è quello che si è instaurato, è quello che si verifica in varie zone d'Italia, soprattutto qui, ogni qualvolta si travalicano i diritti e anche le norme vigenti, ogni volta che si crea una doc a seconda dei momenti e delle circostanze, norme speciali non scritte. Stato d'eccezione è questo, continua a sottigliarsi i diritti in barba alle leggi e alle costituzioni vigenti. L'antidoto, scusate, sono un po' emozionato perché è un gruppo particolare. L'antidoto necessario a tutto questo è solo ed esclusivamente la ribellione. Mi affido nuovamente a un'altra sentenza che c'è stata riguardo al CIE, il Centro di Identificazione e Espulsione di Crotone, in particolare, dove c'è stata prima di quest'estate una rivolta degli ospiti trattenuti nel centro, che hanno messo a ferro e fuoco il centro. Ebbene, il giudice in primo grado e anche in appello ha assolto questi sei imputati nordafricani, riconoscendo per la prima volta in assoluto il diritto a ribellarsi per via delle condizioni disumane in cui erano trattenuti all'interno del CIE. Quindi sono stati assolti dai reati di devastazione e resistenza e lesioni. E questa è una sentenza abbastanza confortante che sta facendo giurisprudenza anche per altri processi simili in corso riguardanti altri CIE, tra cui quello di Carisca di Sonza. Carisca di Sonza, provincia di Udine, di Gorizia, non so se lo sapete, è stato completamente distrutto ed è stato chiuso e gli ospiti sono stati portati a Trapani. Quindi ognuno conosce i propri limiti e qual è il limite della ribellione che intende mettere in atto, però c'è la possibilità di sancirlo una volta per tutte, il diritto alla resistenza, alla ribellione, ognuno con i mezzi che conosce e i limiti che si pone. Questo è il momento. Allora ringraziamo Adriano, ricordiamo, perché prima non l'abbiamo detto, che il libricino con la campagna Se non con Marta quando è in vendita qua fuori sui banchetti e ricavato andrà al fondo legale che serve a sostenere le spese processuali degli imputati notav. Quindi, come dire, ancora grazie a Marta, a tutti i compagni e le compagne di Pisa. Hai portato qualche copia? No, è finito. Scusate, non ho praticamente niente, detto niente di quello che volevo dire. Vabbè. Emozione, però. Se vuoi aggiungere qualcosa lo puoi farlo, Ormai. Fuori ci sono le copie del documentario di Giuseppe Ueri, ma qua è sul banchetto delle ragazze di 10%. Dillo che sta chiudendo l'indagine adesso. Ah, ecco. Allora, su Giuseppe Uva, appunto, il 31 dicembre, in base a questa sentenza, esatto, del giudice Batterino, questa sentenza imponeva al PM Abate, per la quinta volta, ripeto, a indagare bene, a fondo, sulle tre ore trascorse da Giuseppe Uva in caserma, cosa che non ha mai fatto e nessuno ha mai capito perché. Il 31 dicembre dovrebbero chiudersi le ennesime indagini sulle tre ore trascorse in caserma. A questo si aggiunge la notizia che avete sentito della cancellieri che ha ordinato
un procedimento disciplinare a carico del PM Agostino Abate, una decisione che a tutti noi è apparsa strumentale, anche se potrebbe risultare utile e determinare una volta per tutte dopo 5 anni, cosa è realmente successo a Giuseppe e di cosa è morto. E, questo procedimento disciplinare, se dovesse andare a fondo, comporterebbe il trasferimento, soprattutto la vocazione del processo alla Agostino Abate, il trasferimento in altra procura, anche sotto forma di promozione, però l'importante è toglierglielo. Queste sono le notizie più recenti su Scuola, poi ci sono le querele che riguardano me, il registro del documentario, ma quello è un altro discorso. Ancora grazie. Allora, andiamo avanti, ci spostiamo un attimo, nel senso che riprendiamo quel discorso che è stato affrontato da Carola Frediani stamattina, ossia la libertà di espressioni sulla rete, sul web, attraverso internet. Lei appunto ci ha raccontato come questa forma di comunicazione trovi sempre nuovi strumenti, si stanno cercando di sorveglianza e di controllo per mettere, come dire, un bavaglio a chi riesce efficacemente, ecco, noi ne siamo un esempio lampante, a comunicare, a raggiungere le persone laddove i media non permettono di farlo. Quindi introduco i compagni del Centro Sociale Cantiere di Milano, che fanno parte del collettivo Cyber Resistance, ci parleranno dell'autodifesa digitale, nello specifico applicata agli smartphone, ossia questi telefoni intelligenti che ormai sempre più persone hanno. Ciao a tutti, innanzitutto ringrazio il Movimento Natav per averci invitato qui oggi e anche per insomma, l'esempio che da decine di anni dà a tutti quanti noi. Ho portato anche delle slide per insomma essere anche più veloce. Se si vedono, perché ovviamente la tecnologia, come sapete, eccola qua. Arrivo, eh? Allora, noi, partiamo un attimo da un inquadramento del discorso che stiamo cercando di fare. Ovviamente quella che è stata la capacità dei movimenti di impadronirsi di linguaggi di comunicazione, questa capacità negli ultimi 10-15 anni è andata di pari passo con insomma la possibilità di accedere a una serie di tecnologie e quindi di diffusione dei propri messaggi che prima era impensabile. In questi 10-15 anni però da Seattle, quando è nata l'esperienza di Indie Media, è stato coniato il termine mediattivismo, in cui si intendevano una serie di compagni che esprimevano la loro militanza politica nel diventare media e quindi diventare una voce altrettanto autorevole dei media mainstream, dei media di sistema, autogestita e autoprodotta. Oggi molte cose sono cambiate. Oggi si parla di società biomediatica in cui la sfera dell'informazione è diventata un elemento fondante della vita e che determina la realtà. Per questo l'avere una determinata tecnologia in mano non è semplicemente un mezzo, ma diventa un'estensione del proprio corpo e in questo senso diventa
un pezzo della realtà che determini. Per questo impugnare uno smartphone all'interno di un corteo, all'interno di una manifestazione, è di fatto una scelta partigiana. Il modo in cui lo si usa è quello che fa la differenza tra insomma, la comunicazione del movimento e insomma, tutto quel resto di comunicazione che non è mainstream, ma che insomma, è personale ed è un'altra cosa. È importante mantenere la barra dritta su questa cosa, perché non possiamo lasciare il terreno, proprio adesso, il terreno dell'informazione nelle mani del nemico, proprio adesso che appunto siamo in una società in cui l'informazione è una cosa estremamente liquida e distribuita. Per cui di fatto avere uno smartphone in mano a una mobilitazione implica due responsabilità molto forti, ovvero una è quella di riportare il più fedelmente possibile i messaggi e la realtà di quella che è la mobilitazione. Innanzitutto per smentire tutte le costruzioni che i media mainstream sappiamo benissimo sono soliti fare. E la seconda è sicuramente quella di tutelare chi partecipa. Quindi da una parte la capacità di insomma, non mettere a rischio del repentaglio la sicurezza di chi compie delle azioni all'interno di una situazione, e viceversa la capacità di documentare quelle azioni in modo tale che nel momento in cui si arrivi anche davanti a un giudice, a un processo, hai anche tu e non solo loro delle immagini e delle prove di quello che è successo o non è successo. E il video che abbiamo visto prima e l'operazione Hunter, insomma, sono tutte dimostrazioni di insomma, questa cosa. L'immagine in particolare è una delle cose più forti, perché di fatto a livello comunicativo è un vettore enorme di comportamenti e di emozioni. Ormai la nostra vita è bombardata di immagini, non potrebbe esistere nella nostra società, questa società non potrebbe esistere così com'è senza la funzione dell'immagine. Anche se mi viene da dire, per inciso, che comunque noi anche nel manoletto, chiaramente per situazioni estreme, comunque per fare comunicazione consigliamo di prediligere il testo per non saperne leggere né scrivere, cioè anche per saper scrivere, ma insomma non fare le foto. Però insomma, prima ne valido tutto quello che ho detto finora. Questo nuovo sistema informativo va a smontare quella dicotomia che c'era tra comunicazione di massa, e quindi la capacità di raggiungere un'enorme quantità di soggetti in un colpo solo, e la comunicazione interpersonale, per cui io che parlo con il mio amico o la mia cerchia ristretta di amici o insomma una serie di contatti estremamente limitati. Questo è dato da due fenomeni, ovvero la distribuzione dei processi di comunicazione, quello che dicevo prima, le tecnologie, le piattaforme, i social media, insomma tutte queste cose hanno reso estremamente decentrata la produzione di comunicazione, e l'altra è la velocità di diffusione dell'informazione. Un esempio abbastanza simpatico, anche se agghiacciante, è l'altro ieri sera, quando è morto il compagno Nelson Mandela. Tutto il mondo in pochi minuti ha twittato, postato foto, citazioni, cose bellissime, poesie, scritti. Per stare dietro a questa velocità, le testate giornalistiche italiane, facendo copia e incolla evidentemente, hanno prodotto questa cosa qua, cioè che si commenta da sola. Questo dimostra la capacità che ha una comunicazione virale di scavalcare completamente una comunicazione mainstream. E quindi appunto che è una cosa che si basa anche sulla capacità della velocità, quindi un determinato attore che comunica in quel momento, indipendentemente dalla sua autorevolezza, è capace di insomma
determinare molto più di quanto possono fare invece dei media autorevoli, riconosciuti con un ordine, un albo dei giornalisti e tutto quanto. L'esempio più pregnante di questo fenomeno è stato l'hashtag Sidi Bouzid in Tunisia nel 2011, che non solo ha scavalcato i media mainstream, non solo ha scavalcato la censura interna a un paese governato da un dittatore, ma ha addirittura messo in gioco un meccanismo di economia globale con Twitter, che ha dovuto fare degli investimenti su delle risorse e fornire dei servizi apposta per non perdersi questa fetta di mercato. Questa cosa dimostra come una semplice parola con un cancelletto davanti in pochissimo tempo si è riuscita a scavalcare completamente quello che era il piano della comunicazione ufficiale, che è la comunicazione che siamo abituati a vivere da almeno 40 anni, 50 anni. C'è l'altro lato della medaglia, chiaramente, che è quello della sorveglianza. La sorveglianza non è più una cosa che si può rifiutare, è diventata un carattere strutturale della società dell'informazione, perché di fatto è un motore di produzione di ricchezza infinito. Le banche dati, l'economia dei big data, sta diventando una fetta sempre più importante del mercato e della finanza soprattutto. Quindi di fatto il meccanismo della sorveglianza non può essere rifiutato per questo motivo e per un altro motivo, perché rifiutare questo meccanismo di sorveglianza significa limitare tutta una serie di accessi a servizi, conoscenze e soprattutto partecipazione dei processi sociali, da Telepass ai social network, dalla carta sconto del supermercato a qualsiasi meccanismo di fidelizzazione che passa attraverso un mezzo elettronico. Sono tutti meccanismi di schedatura costante, perenne, ai quali se non ci vuoi stare non ci stai dentro, ma sei fuori da tutta una serie di meccanismi che di fatto sono pezzi della nostra società e insomma. Di fatto quindi la privacy è diventato una contropartita di uno scambio economico che abbiamo accettato volenti o nolenti e che accettiamo ogni giorno quando usiamo Facebook, quando facciamo una telefonata, quando prendiamo l'autostrada col Telepass, per cui di fatto è socialmente accettato. L'abbiamo accettato perché in cambio principalmente in rete, questo facendo un focus su quello che è internet, rinunciato al controllo sui nostri dati, e non solo sui nostri dati personali anagrafici, ma sui nostri dati intesi come tutto quello che noi facciamo, diciamo, quello che ci piace, le nostre azioni personali, le nostre storie d'amore, le nostre canzoni preferite e tutta questa serie di cose. Abbiamo regalato queste cose in cambio di una serie di accessibilità a dei servizi che ci vengono forniti gratuitamente. Ci vengono forniti gratuitamente perché in realtà stiamo lavorando per loro e stiamo producendo ricchezza per chi ci fornisce questi servizi. Di fatto la privacy quindi non è più un diritto, cioè, possiamo anche avere tutti i garanti che vogliamo, ma ha smesso di essere un diritto nel momento in cui diventa una merce. Quindi nessuna istituzione politica può garantirlo e quindi non c'è nessuno se non noi stessi a potercelo garantire, e di fatto si trasforma in un bene scarso, quindi diventa anche un meccanismo di ricatto economico, perché se vuoi la privacy devi pagare dei servizi che ti garantiscono la privacy, e più privacy vuoi, più privacy pretendi, più insomma vuoi farti i cazzi tuoi, più devi pagare qualcuno che in varie forme, per esempio non usando un servizio gratuito su internet, ma usando lo stesso tipo di servizio a pagamento tendenzialmente, poi anche loro magari si venderanno i vostri dati, questo non vi diranno di no, però insomma
è un po' un cane che si morde la coda. Siamo fottuti? Assolutamente no. La nostra risposta è, in questo caso, non facciamoci più usare della tecnologia, ricominciamo a fare quello che anche l'esperienza che è stata dell'attivismo, che ha una storia insomma ormai pluridecennale, ha fatto nel corso degli anni. Questo però presuppone sicuramente il fatto che la sicurezza, e quindi la sicurezza dei propri, dei propri dati, della propria identità, eccetera, eccetera, non è una cosa acquistabile, ma è un'attitudine. Tu puoi avere il servizio migliore del mondo, puoi essere più anonimo del mondo, ma se poi ti chiami con nome e cognome, per fare un esempio banalissimo, hai vanificato qualsiasi sforzo. È un'attitudine quello che fai quotidianamente, e quindi nei tuoi comportamenti online, ma non solo online, quotidiani. E l'altra cosa fondamentale è read the fucking manual, ovvero impara a usare le tecnologie, non pretendere la semplicità della tecnologia, la semplicità del servizio, perché questo, come abbiamo visto prima, è per forza una contropartita a questo sistema sia di sorveglianza che economico. Quindi l'avere dimestichezza e imparare come funziona una cosa che usi ti dà sicuramente quella consapevolezza per poi appunto sviluppare un'attitudine corretta. Questo è il manualetto che abbiamo pubblicato in occasione della manifestazione del 19 ottobre a Roma, ed è un manualetto pensato per gli smartphone, ma non solo per gli smartphone, ma per essere usato in corteo direttamente. Tutte le applicazioni che abbiamo selezionato qua non sono solo selezionate in base al criterio di sicurezza, ma anche al fatto che con questo pezzo di carta in mano in 5 minuti ce l'hai sul cellulare e funziona, e insomma sì, c'è anche la versione web, insomma pagina intera scaricabile da cantiere.org, e adesso vi facciamo una brevissima presentazione delle applicazioni che sono contenute nel manualetto. Veloci perché ci hanno detto che siamo già stretti con i tempi. Allora, una premessa che voglio fare, che non è scritta in queste slide, è che la prima cosa da fare con gli smartphone è abilitare il PIN di blocco. Questo perché gli smartphone moderni, sia iPhone che Android, hanno la possibilità di cifrare i dati e in caso di fermo o di perquisizione non possono obbligarvi a dire la password. E in ogni caso voi per il panico, comunque per il momento, eccetera, potreste tranquillamente esservela dimenticata, quindi nessuno vi obbligherà mai a sbloccare il telefono per far vedere cosa c'è dentro. Questo in qualsiasi stato, sia in caso di fermo che in caso di perquisizione, comandato, eccetera. Quindi prima cosa, non abbiamo scritto le slide, ma mettete il PIN sugli iPhone e sugli smartphone Android, e nel caso di Android, dalla versione 4.0 in avanti, bisogna andare nel menu impostazioni e fleggare, selezionare e abilita la crittografia. E questo fa in modo che senza il PIN non è proprio possibile recuperare i dati che sono all'interno. E abbiamo fatto una selezione nel manuale di quali sono le applicazioni più semplici e più efficaci, non tanto per tenere l'anonimato, ma per essere sicuri di comunicare in maniera crittografata. Cosa significa? Non è possibile in alcun modo, grazie alle tecnologie di cifratura, di crittografia end-to-end, intercettare o leggere i messaggi se non si è il mittente o il destinatario di questi messaggi. La prima applicazione è SureSpot, che per certi versi è molto simile a WhatsApp, famosissimo WhatsApp, con la differenza che utilizza una fortissima crittografia end-to-end con scambio di chiavi, e fa sì che il testo che scrivete, ma anche le immagini, si possono inviare tranquillamente immagini, non possono essere intercettati. I messaggi non stanno sul server, è una comunicazione peer-to-peer, cioè avviene direttamente tra i due interlocutori. Quindi non c'è nessun server, come può essere, non so, Google o Yahoo, che ha i vostri messaggi, perché voi vi registrate al servizio e i messaggi sono lì. I messaggi non sono lì. Quindi, oltre a essere fortemente cifrati, non sono lì, quindi nessuno li può recuperare.
Ci sono, vabbè, comunque dei contro che vanno segnalati, perché chiaramente come tutte le tecnologie non è perfetta, nel senso che per essere così semplice si è dovuti scendere ad alcuni compromessi, tra cui il fatto che comunque lo scambio dell'elenco degli utenti dipende da un server. Questo server però è gestito in maniera totalmente trasparente da chi ha fatto l'applicazione, che spiega nei dettagli come funziona la loro gestione e anche il mantenimento dei log. La cosa molto importante è che si tratta di un software open source, quindi chi ne ha le competenze, e c'è parecchia gente che è interessata, può guardare il codice e vedere se non viene introdotto qualcosa che rende debole il meccanismo e quindi permette a una polizia, a uno stato, a un qualcuno di intercettare i dati. C'è da dire che è stato reso open source dopo l'acquisizione di Twitter nel 2011, durante la primavera araba, quindi questa cosa è sia un pro che un contro, perché prima non era open source e quindi era un male, perché nessuno poteva vedere se ci mettevano dentro una backdoor. Dopodiché, vabbè, è diventato open source grazie a Twitter, però è bene sapere che cioè, la proprietà della casa che lo produce, che l'ha programmato, è Twitter. Okay, poi abbiamo Redphone, che è fatto dalla stessa software house di SureSpot, che è analogo ma serve per le telefonate voce e permette di fare telefonate in maniera fortemente crittografata, quindi fortemente protetta, diciamo, dall'intercettazione nella maniera più assoluta, nel senso che grazie alla crittografia non c'è proprio possibilità di intercettare la voce. La qualità è simile a Skype, quindi piuttosto buona. E niente, anche questo è il vantaggio di essere open source. E vabbè, andiamo avanti veloci, perché comunque la cosa che secondo me è importante dire, parlavamo prima delle intercettazioni. Le intercettazioni sono prova nei processi. Con questo software, so che detto così sembra, senza farvi vedere concretamente come funziona il meccanismo, non è possibile intercettare le telefonate, cioè proprio non esistono intercettazioni usando questo software, e mi sembra, cioè, in questo contesto una cosa veramente con un potenziale enorme. ObscuraCam? Vado velocissimo. ObscuraCam è un'applicazione che secondo me è da usare sempre in tutti i cortei e anche in generale quando si fa le foto, perché ha un vantaggio. Il primo è che fa la foto, automaticamente riconosce i volti e li fa pixel, quindi questo più o meno in qualsiasi situazione in cui fai una foto ti risolve tutto il livello di paranoia di fare la foto, sia tuo sia del fotografato, nel senso che, cioè, spingere su tecnologie di questo tipo significa anche avere un rapporto di fiducia reciproca all'interno delle mobilitazioni. Ha dei contro, nel senso che non è ancora un'applicazione perfetta, quando c'è una foto con tanti volti fa fatica a riconoscerli, fa anche i video, però non segue bene le facce durante i video, per cui... L'altra cosa importante è rimuovere i metadata. Cosa sono i metadata? Non sono il contenuto, ma sono la descrizione di come è stato fatto il contenuto, diciamo. E quindi viene fuori il modello del telefono, insomma, tutta una serie di riferimenti al vostro cellulare. Quando voi fate una foto con questa applicazione, tutte queste informazioni vengono cancellate, quindi quella foto, se una volta postata in internet, non è più riconducibile a voi. Ultima cosa, a Spot, Rise Up invece è un'applicazione che abbiamo fatto noi, attualmente funziona solo via browser, ed è fondamentalmente una donazione di account, funziona con un account master che è gestito dai compagni che hanno organizzato il media center alla fine del corteo di Roma il 19 ottobre, e voi donando il vostro account ripuntate automaticamente quello che posta l'account master, che attualmente è gestito appunto da chi aveva organizzato quella cosa. È un progetto che è appena partito, si allargherà, e quindi sarà una cosa che verrà usata solo durante le mobilitazioni, ovviamente, però insomma invito tutti ad andare su cantiere.org, perché lì potete vedere poi bene come funziona e tutto quanto. E vi ringrazio. Grazie, scusate se vi abbiamo messo fretta. Comunque sul sito cantiere.org si possono
trovare varie informazioni, immagino anche link per chi volesse un po' approfondire l'argomento, perché raccogliamo un po' di voce, ecco, non tutti hanno ben capito di cosa si stesse parlando, quindi su questo sito chi vorrà potrà approfondire l'argomento, anche perché è interessante e forse in futuro, ecco, sarà sempre, anzi lo è già, più importante. Allora, andiamo avanti, un'altra relazione, facciamo come dire, un passo indietro, nel senso, innanzitutto ci colleghiamo al reato di devastazione e saccheggio di cui ha parlato all'inizio del pomeriggio Cristina, ma ci andiamo anche a collegare all'intervento che l'avvocato Simonetta Crisci ha fatto questa mattina, quindi parlando dei vari processi che ci sono in varie città, queste anomalie giudiziarie che noi stiamo rivivendo sulla nostra pelle su questo territorio. Quindi oltre il 15 ottobre 2011, oltretutto, come Movimento Notav eravamo presenti quel giorno in piazza con uno spezzone spericolato che si è mosso all'interno della città, argomento la libertà di movimento ai tempi dell'austerity, relazione di Cristiana del centro sociale Acrobat, supporto legale 15 ottobre. Ciao, buonasera a tutte e tutti. Allora, innanzitutto parto dai ringraziamenti. Ringrazio il Voto Soccorso Bandito, i compagni dell'ASCA e soprattutto il Movimento Notav per aver organizzato questo momento, questo convegno, questo momento soprattutto di dibattito e confronto anche tra molte realtà che, insomma, come avete capito, fanno parte del movimento, magari sono, insomma, veniamo anche da Roma, però difficilmente troviamo il tempo da dedicare a momenti di ragionamento e di confronto come questo. Momenti di ragionamento e di confronto come questo che sono possibili probabilmente solo grazie appunto al Movimento Notav, nel senso che l'attenzione che ho avuto il piacere di vedere qui oggi, più di 200 persone durante tutto il giorno hanno assistito con attenzione a quasi 8 ore di dibattito, di ragionamento su questi temi, senza un momento di disattenzione, senza un momento di sconforto, ma anzi, no, di entusiasmo ed emozione, devo dire che, insomma, solo voi riuscite a fare tutto questo, quindi su questo ci tenevo a dirvi e a ringraziarvi. E, appunto, noi siamo presenti oggi per raccontare quella che è una storia che appunto molti conoscono ma neanche tutti, nel senso che è il racconto, l'aggiornamento rispetto al processo, ai processi che sono seguiti alla manifestazione, alla grande manifestazione degli Indignados, così viene, insomma, in qualche modo ricordata, del 15 ottobre 2011. Siamo in questo momento, abbiamo dovuto esserci qui venendo accompagnati, io faccio parte appunto di un centro sociale e sono una delle tante realtà, siamo una delle tante realtà che segue gli sviluppi di questi processi, ma appunto essere qui anche con alcuni degli imputati di questo processo. Perché? Perché questo è un processo che vede imputate 18 persone, è un processo in cui sono imputate non solo compagni e compagni, no? Per come li conosciamo noi, cioè militanti attivi, ma anche semplici persone che erano presenti alla manifestazione, che per il solo fatto di essere alla manifestazione si trovano addosso un capo di imputazione pesantissimo come quello della devastazione e saccheggio, che va dagli 8 ai 15 anni di carcere, come appunto ci raccontavano prima rispetto al caso di Genova. E ci abbiamo tenuto a venire qui perché conoscessero anche alcuni di loro la realtà del Movimento Notav, nel senso che per chi ha una spada di Damocle pesante come quella di una condanna, del rischio di condanna a tanti anni di carcere solamente per essere stato in piazza quel giorno, conoscere cos'è la devastazione e saccheggio, cioè per loro vedere il cantiere, ieri siamo andati a fare una passeggiata a Giaglione e hanno visto per la prima volta la devastazione. Qual è la devastazione dei territori? Qual è il saccheggio della vita, della natura, dei territori?
Beh, devo dire, penso che sia stata un'esperienza importante. Hanno capito, innanzitutto, grazie anche al convegno di oggi, di non essere soli in qualche modo, cioè che c'è un'attenzione rispetto a queste tematiche, rispetto appunto al diritto di resistenza, alla voglia di libertà, di movimento, di continuare appunto a resistere su, ognuno sui propri territori, ognuno nelle proprie lotte. E appunto di aver conosciuto dall'altro lato quello di cui invece lo Stato li accusa, cioè qual è la vera devastazione e saccheggio. Detto questo, appunto, ci troviamo in questa fase, nel momento in cui si sta per chiudere a quasi 2 anni e mezzo dai fatti del 15 ottobre 2011 il processo per primo grado al terzo troncone, diciamo, di indagati e poi imputati per i fatti di quella manifestazione. Una manifestazione, appunto, che come diceva l'avvocato Brisci questa mattina, sostanzialmente non è mai finita, nel senso che il corteo fu spezzato e la piazza fu sgomberata violentemente dalle forze dell'ordine con caroselli, idranti, con una violenza inaudita, alla quale però ci fu una resistenza di piazza che insomma solo raramente si è vista, cioè una resistenza di tutte e tutti quelli che erano in piazza presenti a quella manifestazione, che in maniera incomprensibile appunto vennero spazzati via dalla piazza che in quel caso per esempio era anche solo banalmente autorizzata. E già ci sono state le prime condanne per quelli che furono sostanzialmente fermati il giorno della manifestazione, condanne pesantissime, appunto anche per ora a 6 anni di carcere, perché hanno scelto hanno fatto la scelta del rito abbreviato, e altri adesso sono quelli 18 sotto processo, alcuni dei quali già dai primi mesi del 2012, quindi è passato quasi un anno e mezzo, stanno scontando le misure preventive, le famose misure preventive di cui gli avvocati ci parlavano con competenza oggi. Questo significa che sono stati già in qualche modo cominciati a essere puniti, condannati dallo Stato, senza che ancora nessuno abbia dimostrato le loro responsabilità in piazza quel giorno, appunto sempre, torno a ripetere, con la sola e l'unica responsabilità di essere presenti in piazza. E appunto alcuni di loro insomma hanno storie ed esperienze molto diverse fra loro. Ci sono i migranti che fanno parte appunto dei movimenti di lotta per la casa, ci sono singoli compagni e compagne che fanno parte di realtà più diverse di tutta Italia, quindi è un processo anche molto complesso da tenere insieme, con udienze che vanno ad un ritmo serratissimo, il che rende difficilissimo anche il lavoro. Il diritto di difesa, oltre che il diritto di resistenza, viene continuamente negato anche in questo processo. Cioè, oltre a quello che raccontava oggi Novaro, della presenza inaudita di forze dell'ordine che mettono sotto pressione i giudici, cioè noi siamo ad udienze praticamente militarizzate, in cui una presenza delle forze dell'ordine come se in una città come Roma, no? Non ci fosse ben altro da gestire se non le udienze del processo del 15 ottobre, al fatto che con un processo con 18 imputati che vengono da tutta Italia, con avvocati che vengono da tutta Italia, un processo difficilissimo, cosa succede? Che appunto le udienze vengono fissate con 2-3 udienze al mese, molto ravvicinate tra loro, senza dare la possibilità agli avvocati di poter essere presenti, semplicemente perché i nostri avvocati, che anche se non più presenti, ringrazio, perché insomma sia la Crisci che Novaro che tanti altri che non sono qui, appunto seguono in maniera militante, direi, i nostri processi, che sono tanti, oltre quelli appunto del 15 ottobre difficili, bene, appunto non vengono messi nella condizione, no? Di poter in qualche modo lavorare a questa difesa, oltre che essere messi sotto pressione da appunto una presenza costante delle forze dell'ordine all'interno delle aule. Questo quindi per dire che questo processo per noi era importante raccontarvelo qui oggi, perché è un processo difficile, che vede in qualche modo delle condanne già scritte nell'atteggiamento che noi vediamo tutti i giorni dai giudici, ma che allo stesso tempo ha dei tempi strettissimi, perché probabilmente si andrà a sentenza di primo grado già nella prossima primavera estate, e per il quale vogliamo che appunto non accada quello che un po' raccontava anche Cristina prima, cioè un dimenticarsi di quello che è accaduto, di
lasciare soli tutti questi imputati, di non fargli sentire quella solidarietà che già qualcun altro citava prima di me, che è una solidarietà oltre che nelle iniziative, nel dibattito, ma soprattutto nell'incontro di realtà diverse, di situazioni diverse, ma soprattutto è l'insegnamento grande che viene anche dal video che abbiamo visto insieme. Quello che non è successo dopo il 15 ottobre, già qualcuno lo accennava rispetto a Genova, è stata la presa di responsabilità collettiva di quella piazza, di quello che vi era accaduto, della irresponsabile gestione di piazza fatta dalle forze dell'ordine, e invece una divisione appunto del movimento tra buoni e cattivi. Questo il movimento NoTav ce l'ha insegnato negli anni, non è assolutamente possibile, questo l'abbiamo dimostrato in piazza tutti insieme, anche grazie alla presenza del movimento NoTav il 19 ottobre, in cui nonostante la campagna, il processo mediatico prima e dopo quella manifestazione ha provato a reinnescare gli stessi meccanismi del 15 e non ci è riuscito. E quindi questo, come dire, c'è stato sicuramente di insegnamento, e dobbiamo, come dire, questa volta per quanto riguarda i 18 imputati del 15 ottobre, ma quelli che già stanno scontando il carcere per il 15 ottobre, parlo di Davide Rossi, parlo dei compagni di Teramo che sono già i domiciliari, dobbiamo tutti quanti appunto mantenere alta l'attenzione e recuperare in qualche modo il tempo perso, questo appunto dietro le divisioni tra buoni e cattivi, ma appunto riassumere tutti la solidarietà e l'attenzione verso il destino di questi compagni e compagni. Detto questo, appunto, in realtà quello che poi ci premeva sottolineare in questo momento di ragionamento collettivo era anche il fatto che sempre di più, visto anche quello che appunto è accaduto in piazza e rispetto alla piazza del 19 ottobre che veniva raccontato prima dai compagni, cioè il fatto che gli avvocati, per esempio, avvocati e compagni che seguono il supporto legale, si siano trovati, diciamo, in qualche modo coinvolti nelle accuse di aver in qualche modo preorganizzato scontri e quant'altro, del fatto che ci fosse un'intenzione a delinquere nella piazza del 19 ottobre, che tutti quanti abbiamo visto, magari e vissuto, sentito raccontare da chi c'era, è stata una piazza bellissima, partecipatissima. Beh, appunto, anche in quel caso, a Roma, per la prima volta, abbiamo avuto un po' il laboratorio Val di Susa, cioè fogli di via per la prima volta a Roma a chi cercava di venire alla manifestazione, oppure l'accusa assolutamente folle fatta ai nostri avvocati di essere gli avvocati che difendono i soliti sovversivi, i soliti che vanno a fare i casini alle manifestazioni, come se sugli articoli di giornale qualcuno li definisse, per esempio, gli avvocati che di solito difendono i corrotti, ecco i soliti avvocati che difendono i corrotti. Beh, per i nostri avvocati credo che sia, come dire, un vanto in qualche modo essere i nostri avvocati, e soprattutto non può essere una colpa il fatto di avere in tasca il numero di telefono di un avvocato, di essersi tutelati dai soprusi delle forze dell'ordine. E appunto, quindi i ragionamenti che ci sarebbero da fare in realtà sono tantissimi, ma quello che ci preme più di tutto, dopo aver anche ascoltato gli interventi di oggi, è appunto quello che tutti insieme dovremmo in qualche modo riuscire, partendo da qui, a fare un ragionamento sulla libertà di movimento, lo diciamo anche nel titolo del nostro intervento, come appunto diritto di resistenza, come diritto anche di, come dire, rispondere in tutti i modi possibili a quanto di veramente illecito ci viene quotidianamente fatto quando vengono devastati i nostri territori, quando ci viene tolto il lavoro, quando ci viene tolta la casa, quando rivendichiamo i nostri diritti. Insieme a questo rivendichiamo il diritto di poter resistere ai soprusi che ci vengono fatti. Perché? Perché appunto, adesso faccio un paio di citazioni. Si può dire che mentre posso classificare un certo ordinamento come ordinamento giuridico, come ordine pubblico, come quella tranquillità che ci raccontava, no? Delle cose
a cui ogni cittadino dovrebbe essere garantito dalle famose istituzioni dello Stato, questo ordinamento giuridico, è possibile che nello stesso tempo io consideri il rovesciarlo come il mio più alto dovere morale. E lo dobbiamo fare appunto per riprenderci un territorio come quello della Val di Susa, quello espropriato nelle immagini che abbiamo visto tutti insieme prima e che voi ben conoscete, che appunto tutto il movimento italiano ha conosciuto in questi anni grazie a voi, e dobbiamo farlo soprattutto appunto per riprenderci le nostre vite. Una battaglia importante anche per tutti coloro che tutti i giorni, giorno dopo giorno, alcuni di questi anche imputati per il 15 ottobre, vivono nelle carceri in cui il 90% delle persone presenti sono ancora in attesa di giudizio, quindi ancora potrebbero in qualche modo essere riconosciuti colpevoli di quello che è stato accusato, eppure vivono condizioni allucinanti, assurde, per le quali anche qui fare tutti un passo indietro per farne 10 avanti tutti insieme, forse dovrebbe essere, di questo ne parlerà magari meglio di me, sicuramente meglio di me Italo, anche una campagna per un'amnistia che sia sociale, reale, vera, perché il problema delle carceri, il problema dell'ingiustizia, ovvero di una gestione sbagliata della giustizia, è un problema di tutti, e risolverlo, affrontarlo veramente, forse ci farebbe appunto, rovescerebbe quell'ordine giuridico che troppo spesso viene riversato contro i cittadini invece che contro chi ha veramente delle responsabilità. Grazie. Grazie. Allora, ricordo che adesso sia all'ingresso, non so se ancora al bar, si trovano le cassette per le offerte in maniera tale da poter rientrare all'interno nelle spese che abbiamo affrontato come movimento per questo convegno. Adesso appunto insieme a Gianluca proveremo a fare questo collegamento con Roma di cui dicevamo prima. Sempre a Roma si sta svolgendo un convegno, una giornata di confronto e dibattito analoga, molto simile alla nostra. Il conflitto sociale non è questione di ordine pubblico, credo che non sia una casualità, ma sia una necessità quella che i movimenti e le esperienze di lotta inizino a interrogarsi rispetto a questi temi, e soprattutto oltre al discorso degli anticorpi e delle difese che possiamo avere, che possiamo prenderci, ci si riesca a mettere in rete con incontri come questo, ma soprattutto anche decidendo e promuovendo insieme ad altre realtà dei momenti di confronto e di iniziativa. Quindi abbiamo tanto una capitalizzazione del controllo, ma di frustire e messe in tutte. Si vede la chat? Ok. Insomma, viene qua anche da sorridere perché sembra che uno diventa pure un po' paranoico, però nella nostra esperienza in realtà vediamo poi che queste riconoscete non trovate, che i computer sono tutti. No, qua in corso al convegno si sente, credo, in sottofondo. Una delle visibili che possono essere aggrediti. Forse non ci stanno proprio calcolando, non il discorso venga fatto all'interno di una situazione e va tutto centinaia di canali, insomma, in caso di sono occupata. Quindi vengono utilizzate queste situazioni, ma queste situazioni può essere applicato prima che lo riguardano un business. E i passaggi che si diceva dell'ordine di Val di Susa è stato anche lì applicato una puntata garante della finalità del terrorismo, certo spiana la strada come passaggio successivo al 41. Qualsiasi condotta violenta, appunto compresa con finalità di aggressione o di cosiddetto terrorismo, può essere passibile di applicazione del 41 bis. Quindi è chiaro che se noi guardiamo in prospettiva che non ci riguarda soltanto chi possa magari riguardare soltanto degli arresti per le denunce più che altro, perché parlava anche nelle
Insomma, il relatore, no? Sì, ma è stato così, non si capisce molto. A mantenere anche libero così sono tranquille, eccetera. Poi se fate questa situazione di trattamento, ma mano a mano si arriverà naturalmente all'applicazione degli aggravanti che saranno comunque contestati, altrimenti non si comprende perché è pure l'antiterrorismo e quindi poi ci sarebbe da dire su questo apparato repressivo che naturalmente canta anche votando naturalmente le inchieste, no? E ovviamente il passaggio successivo sarà il 41 bis. Fino ad ora non è stato applicato a nessuno, ma potrà essere votato in Senato. Al momento opportuno, così tra l'articolo 90 si è formato questo 41 bis, e quindi abbiamo chiaramente la visione del fatto che tutto questo apparato recensivo costruito con le leggi della resistenza negli anni 70 con il caso di Bersani sarà un punto viene trattato e utilizzato nei confronti dei movimenti di chiunque che si confronta con voi con le necessità del momento. Io naturalmente a questo punto per esempio quando uno fit volevo ricordare perché mi sembrava una risposta anche Allora direi che possiamo andare avanti, riproviamo a suo punto il collegamento dopo. In questo momento era in corso un altro intervento e quindi i tempi non sono coincisi. Allora andiamo avanti, abbiamo ancora due relazioni. Questa che sto per introdurre il titolo, noi saremo tutto, la tortura è di Stato, rompiamo il silenzio. Relatore collettivo Militant. Grazie, buonasera a tutte e buonasera a tutti. E per prima cosa ovviamente mi lascio i ringraziamenti doverosi per appunto l'invito e per la possibilità di mettere in relazione la nostra campagna, il nostro tentativo appunto di parlare di tortura, di anni 70, di storicizzazione di quell'esperienza con le lotte che la Valle porta avanti da decenni. E questo dà anche il senso di una capacità da parte della lotta della Val di Susa di mettere in relazione sia con le parole e soprattutto con i fatti le lotte e affermare ogni volta che ogni lotta è la stessa lotta, come diceva Perino questa mattina, ogni singola lotta risponde a un'esigenza generale di combattere questo modello di sviluppo e dunque la Val di Susa, la lotta della Val di Susa in questo senso ha una capacità che altri movimenti non hanno avuto in questi anni. E nel fare questo noi oggi proponiamo insomma, una riflessione collettiva che abbiamo pensato di fare per appunto raccogliere un po' i nodi e i fili di questa esperienza, cercando di fare anche una sintesi un po' più politica per capire le relazioni e le convergenze fra appunto la nostra singola vertenza e la lotta in Val di Susa in una prospettiva politica. E crediamo sia necessario porre in relazione il movimento di classe con un suo continuum storico e dargli quella prospettiva che in questi anni troppe volte è stata volutamente negata. Negare il proprio passato, produrre una rottura netta con tutto ciò che è stato prima, definirsi in opposizione al movimento di classe in senso storico, ha generato in questi anni, crediamo, diversi errori. Uno dei quali l'incapacità di storicizzare il proprio ruolo, imparare dagli errori di chi nel passato si poneva sul nostro stesso piano, fare tesoro dell'esperienza di classe. Si è voluto in sintesi rompere con un intero patrimonio di lotte e rompendo quel continuum politico si è andata perdendo l'esperienza che quelle lotte strada facendo avevano accumulato. La caparbia volontà politica di rompere col Novecento senza metabolizzarlo ci ha lasciato in dote un'assenza di strumenti politici con cui ripensare il nostro ruolo e le nostre soggettività organizzate alla luce delle continue trasformazioni sociali e politiche.
ci siamo volutamente privati di quell'esperienza. Abbiamo attraversato questo inizio di secolo, per così dire, vergini, ricominciando dalle nostre lotte ma da un gradino inevitabilmente più basso. Esattamente all'opposto, lo Stato, cosciente del proprio ruolo storico esperienziale, sedimentato attraverso il suo apparato istituzionale, si è trovato in questi decenni notevolmente avvantaggiato, sia sotto il profilo meramente repressivo che sotto quello politico-ideologico. Questa riflessione è la fase ideale da cui siamo partiti occupandoci del cosiddetto caso Triaca. Enrico Triaca, militante delle Brigate Rosse, venne catturato nel maggio 1978 e sottoposto a tortura dalla famigerata squadra De Tormentis, gruppetto di torturatori emanazione della volontà politica dello Stato di estorcere informazioni dai militanti politici, anche con mezzi poco ortodossi. Torturato prima e condannato poi per calunnia, dopo aver cercato di portare in tribunale i suoi aguzzini, il suo processo è stato riaperto dal Tribunale di Perugia nel giugno di quest'anno, grazie alle rivelazioni contenute in un libro di Nicola Rao, nonché in alcune interviste del commissario di polizia Salvatore Genova, appartenente alla squadretta di torturatori guidata da Nicola Ciocia, alias il professor De Tormenti, che confermavano apertamente la versione data da Triaca nel 78. Il Tribunale di Perugia, il 15 ottobre scorso, riconoscendo la sincerità delle testimonianze, assolveva Triaca dall'accusa di calunnia, sancendo per la seconda volta nella storia politica di questo paese, la prima riguardò sempre un compagno, Cesare Di Renardo, torturato sempre dalla stessa squadra dei tormenti e sempre dagli stessi identici uomini, sancendo cioè che lo Stato aveva effettivamente torturato e in maniera sistematica, non attraverso il comportamento individuale di qualche suo sottoposto, ma attraverso una sua emanazione organizzata e secondo una precisa volontà politica. Il legame tra questa esperienza particolare e l'introduzione generale è presto detto. Il nostro tentativo è quello, cioè, di storicizzare quegli eventi, coglierne le sfumature politiche per poter continuare a fare politica oggi. La vittoria dello Stato negli anni 70 non ha poggiato e ancora oggi poggia su una retorica etica che nei fatti è smentita, sia in senso storico-politico che, come abbiamo appena visto, in senso giuridico. Cosa afferma infatti l'ideologia statale? Che al di là del merito politico, lo Stato esprimeva le istanze di legalità, di pace sociale, di diritto, contro tutte quelle ipotesi politiche che utilizzavano la violenza, l'omicidio, lo scontro come strumenti per portare avanti le proprie ragioni. Alla violenza politica è stata opposta una presunta superiorità etica, che doveva essere affermata al di là dei torti e delle ragioni dei contendenti. La vicenda Triaca ci insegna l'esatto opposto. Appena l'apparato statale si è trovato di fronte a un conflitto non più gestibile, tracimanti i livelli fisiologici della compatibilità, questi non ha avuto remore ad utilizzare proprio quei metodi illegali che condannava ad altri. La presunta superiorità etica non c'è mai stata e appena si è visto in discussione, questi ha agito esattamente come, se non peggio, quei gruppi rivoluzionari che diceva di combattere. Torture, legislazioni speciali, carcerazioni di massa e poi ancora strategie della tensione, terrorismi, attacchi ideologici a 360 gradi. Tolti alcuni degli aspetti più macabri o illegali delle vicende repressive degli anni 70, lo stesso identico insieme di strumenti che si stanno adoperando oggi nel contenere la lotta della Val di Susa contro l'alta velocità. Per dire questo, allora affermiamo sinteticamente alcune cose. Primo, la repressione statale, soprattutto se porta al contenimento della conflittualità sociale, non poggia mai sul sadismo individuale di qualche scheggia impazzita, mela marcia o come si è soliti definire tali comportamenti, ma su una precisa scelta politica dell'apparato, quella cioè di adeguare il proprio livello repressivo alle mobilitazioni sociali e politiche. Ad ogni cedimento del rapporto di forza instaurato dallo Stato corrisponde un innalzamento del livello repressivo, al di là di ogni mera retorica su legalità e Stato di diritto. Peraltro, notiamo come in questi anni si sia affermato un cosiddetto stato d'eccezione permanente fondato sulla continua retorica dell'emergenzialità. E non è un caso che sia questa mattina che anche negli interventi di oggi pomeriggio sia continuamente emerso questa sorta di stato di eccezione riferimento all'emergenzialità e cioè anche non confrontandoci tra di noi emerge la stessa intuizione. Una scritta su un muro si trasforma in atto vandalico, prodotto e sintomo di degenerazione politica. L'imbrattamento di una targa del PD si trasforma in aggressione al partito.
Il lancio di un sasso per contrastare la violenza delle forze dell'ordine viene associato a forme di espressione proto-terroristica. Il lancio di un estintore viene punito con 10 anni di carcere. Qualsiasi momento di protesta viene gestito esclusivamente in termini di ordine pubblico, sottoposto a una legislazione d'emergenza che porta un'espressione culturale ad essere eseguita tramite reati originariamente pensati per altri contesti, quali devastazione e saccheggio, sommossa, associazione sovversiva, eccetera. Secondo, l'uso della forza espresso dai movimenti degli anni 70, come da ogni altro movimento di classe nel corso del Novecento, è sempre stato oggetto di rimozione ideologica, di negazione all'origine. Nel corso del suo sviluppo, ogni movimento, accrescendo la propria forza, aumenta il proprio livello di conflittualità. Capire come è stato gestito questo livello dal ciclo di lotte più vicino temporalmente a noi e quali sono state le risposte messe in piedi dalla controparte statale ci può dotare di alcuni strumenti utili per portare avanti le nostre lotte. Non è un caso, ad esempio, che lentamente ma inesorabilmente la lotta statale contro il movimento NOTAV si è equiparata alla lotta al terrorismo, e questo sia in senso giuridico, con l'organizzazione di apposite commissioni antiterrorismo e l'instaurazione di precisi reati ad esso collegati, sia in senso politico-ideologico, con la criminalizzazione della lotta in corso, che mira a privarla della dignità di lotta sociale, per degradarla a prodromo o attuazione di istanze terroristiche. È un film già visto d'altronde, e che però appare nuovo proprio perché la contestuale rimozione politica di quegli anni ci ha privato di alcune chiavi di lettura che in questa fase potrebbero tornarci utili. Terzo punto, nella criminalizzazione politica delle istanze dei movimenti, i primi a muoversi, ad aprire la breccia, per così dire, sono sempre quelle parti politiche apparentemente vicine agli interessi di classe. Non è un caso che in questi giorni gli attacchi più duri alle lotte sociali della Val di Susa e dalle manifestazioni di Roma, come quella del 20 novembre, siano avvenute da Gadlerner o dal Manifesto, così come in genere avvengono da Repubblica, entrambi riproducendo un altro schema classico dell'attacco politico ai movimenti, quello della distinzione tra buoni e cattivi, dove per cattivi si deve intendere violenti. Il tentativo di dividere il movimento, non rilevando come il momento partecipato e comunicativo possa esistere solo insieme al momento conflittuale, che entrambi i momenti si innervano a vicenda, portando avanti la propria vertenza, è tipico di chi vuole ridurre le ragioni della lotta a mero movimento d'opinione, intellettualistico, umanitario, al limite prettamente vertenziale. Quello cioè che lo Stato vuole evitare è la fusione del momento presidenziale con quello politico, cioè la tracimazione della vicenda particolare, cioè di ogni singola lotta, a vicenda generale, e cioè l'unione tra le lotte. Concludiamo affermando che gli anni 70 hanno ancora molto da insegnarci, metabolizzando politicamente alcune vicende storiche che nel corso delle lotte di classe si riproducono storicamente. La resistenza alla repressione statale non è dunque un solo fatto giuridico, ma soprattutto un fatto politico, ed è un fatto politico costante, che cioè si riproduce ogni qualvolta i movimenti crescono di forza. La risposta non faccio è articolata nel modo più intelligente di sfuggire alla repressione, ma di porre quelle basi politiche che dovrebbero far venir meno il contesto ideologico in cui si afferma tale repressione. Oggi quel terreno è l'utilizzo intelligente della forza e della conflittualità, aggregando attorno a questo tema quel consenso necessario tale da impedire ogni discorso criminalizzante. L'esempio della lotta NOTAV, e concludo in questo senso, è quanto di più riuscito ci possa essere, ed è proprio uno di quegli aspetti che dovrebbe essere generalizzato in ogni luogo e in ogni lotta. Grazie ancora. Ok, grazie. Proviamo adesso a collegarci con l'Assemblea Romana. Il conflitto sociale non è una questione di ordine pubblico. Chiederei anche a Luca se può venire a tirare su. Come siamo? Pronto, ci sentite? Irene, ci sentite? Aspetta. Un attimo. Ci sentite? Pronto? Noi non vi sentiamo per ora. Io sono rimasto 5 anni. Che poi volevano fare
di una mobilitazione nazionale nei prossimi mesi, come proponeva anche Luca nel mese di febbraio e il progetto di febbraio. Se ci sentono, io so, darei la parola a chi deve intervenire, non so. Ci sentite? Noi vi sentiamo un po' disturbati, ma riusciamo a sentirvi. Cioè, ci sentite? Sì, noi vi sentiamo, ci sentite? Che diventa un po'. Ci sentite? Sono attaccato al telefono, No, diventa complicato. Sembra di sì. Ci sentite? Ci sentite Gianluca? Sì, noi vi sentiamo molto bene. Sento solo, ti sento. Però non è una notte di chi, no, magari se tu non mi senti, no. Speriamo che non sia proprio così, no. Non prendi un'altra mano, è aspetta, io farei che prendo il telefono, penso lo grassi, ma attacchiamo lo spinotto. Allora, due minuti e riusciamo a fare questa telefonata cercando di non farla molto lunga. Ok, ci state sentendo? Pronto? Sì, noi vi sentiamo bene. Ci sentiamo qui, venuti in SMS, affrontando un po' i temi che ci vedo anche in mano da questa mattina, stiamo affrontando con il convegno sul diritto alla resistenza. Ci sono stati finora vari interventi che hanno riguardato ovviamente le lotte sociali, i legali, e ovviamente c'è un ragionamento complessivo che tiene insieme la questione della repressione con dei comportamenti sociali, con le lotte anche con il carcere. Si è illustrato chiaramente anche il quadro repressivo normativo, le scelte politiche insomma di questo governo per difendere il suo modello di sviluppo sta facendo. Si è ragionato molto intorno al 15 ottobre come progetto un po' emblematico rispetto appunto anche alla possibilità, alla capacità che nelle piazze si possa continuare a esprimere dissenso, e si è ragionato appunto della necessità di affrontare, di imporre il tema della legittimità delle lotte verso appunto un'illegalità che è quella espressa dal potere nelle forme in cui si manifesta. È venuta anche fuori un po' l'esigenza di immaginare una mobilitazione generale da costruire insieme nei mesi prossimi, appunto che tenga insieme un po' tutti i vari aspetti che hanno a che fare appunto con il tema della repressione. Un po' questo è quanto finora si è discusso in questa assemblea, che è iniziata da ora e che ancora insomma andrà avanti con diverse testimonianze di interventi. Volevamo sentire un po' cosa sta accadendo in valle. Ok, allora io farò un intervento molto breve. Ci state sentendo? Ok, faremo un intervento molto breve di qua, perché sostanzialmente più di 7 ore che va avanti, diciamo, questo lungo convegno che ha avuto 2 sessioni mattutine e pomeridiane. Mi sembra importante sottolineare il fatto che
queste due iniziative sono state costruite praticamente in parallelo e che sono nate anche con tempi e modalità diverse, ma in qualche modo ci sembra e ci sembrava quindi importante effettuare questo collegamento nonostante tutte le difficoltà tecniche del caso, perché in qualche modo provavano a leggere la questione del controllo, della repressione, del contenimento delle lotte sociali in una maniera molto simile. Lo facevano, diciamo, dal punto di vista dei movimenti sociali, delle lotte reali che sedimentano partecipazione e radicamento nei territori, che producono conflitto come arma del cambiamento. Qua noi abbiamo provato a istituire e a costruire un discorso di diritto alla resistenza, di legittimità delle pratiche di movimento che necessariamente si scontrano, come voi dite anche nell'appello dell'incontro dell'assemblea che avete convocato, anche si trovano obbligate a forzare il diritto positivo e a mettere spesso in pratica anche delle dinamiche, delle pratiche che rompono la legalità istituzionale consolidata dal diritto formale. Questo non perché siamo, diciamo così, dei massimalisti, dei tifosi dell'illegalità a tutto costo, ma perché oggi sempre di più, soprattutto nella crisi che ci stanno facendo subire, ci stanno facendo pagare, queste diventano spesso delle pratiche minime per la sopravvivenza di migliaia, centinaia di migliaia, forse sempre più milioni di persone in questo paese e nel resto del mondo. Ci sembra che l'argomento, così come è stato approcciato anche da voi, i conflitti sociali non sono una questione di ordine pubblico, vada nella stessa direzione con cui abbiamo voluto costruire questa tensa giornata di interventi, di confronti, che hanno provato a far parlare un po' tutte le campagne che sono in corso in questo momento in giro per il paese, contro le carceri, contro la repressione dei movimenti, ma soprattutto per affermare attraverso le pratiche di lotta la capacità di costruire nuovi spazi di partecipazione politica e di riappropriazione di quello che si spetta dal punto di vista dei diritti, della ricchezza, delle possibilità di una vita migliore che questo sistema ci nega quotidianamente. Questo è stato un po' preso e in qualche modo ci è piaciuto e ci piace poter fare questo collegamento con voi, cambiandoci un po' anche il testimone, visto che la vostra assemblea è iniziata credo da più o meno un'ora, mentre qua insomma andiamo avanti già da stamattina, insomma ci stiamo apprestando un po' alla conclusione. Ricordiamo che, ricordo qua ai convenuti all'assemblea di Bussoleno, che la vostra iniziativa è stata organizzata come Luoghi Precari Metropolitani, Abitare nella Crisi, Osservatorio sulla Repressione, che tra l'altro interverrà anche dopo questo collegamento che abbiamo fatto prima della chiusura di questa giornata di discussione. Gianluca, ciao, sono Luca del coordinamento di Lotta per la Gata di Talumiano. Vi dico una cosa un pochino tecnica, nel senso che l'impressione è che i ragionamenti che ci hai riportato sono molto vicini a quelli che abbiamo sviluppato noi qui da Roma. Chiaramente li avete approfonditi un po' di più in 7 ore di discussione rispetto a quanto abbiamo fatto noi. E al scherzo, nel senso che la discussione chiaramente merita approfondimenti, merita di capire tante altre cose. Qua è venuta fuori una proposta di prendere, tra virgolette, un pochino il toro per le corna e dire dentro questa realtà di movimento che interconnette lotte e esperienze che ci dà coraggio di andare avanti dentro un'idea di trasformazione radicale di questa realtà, di mettere dentro la nostra agenda, diciamo, anche il tema della repressione letto in maniera larga, diciamo, quindi interconnettendo le tante questioni. Ci viene fuori una proposta di scendere in campo su questo con una manifestazione nazionale. Ecco, io ho puntato lì febbraio, a metà febbraio, dentro anche una prima lettura, un primo sguardo, insomma, quello che è l'agenda dei movimenti. Che ne pensate? È possibile che questa discussione, questa proposta viaggi nel convegno che state portando avanti, che viaggi dentro la realtà, al di là della battuta di Nocina e di Monte? Che ci dite? Così sembra proprio Ci sentite? Sì, noi sentiamo bene.
Sì, ma non si è capito, la proposta anche di fare una manifestazione nazionale su questi temi. Allora, perché non si capiva tanto il finale. Va bene, allora, noi ovviamente raccogliamo quella che esce come, come proposta, che ovviamente verrà poi discussa negli ambiti, diciamo così, di confronto, di organizzazione, di confronto continuo che si dà il movimento Notav all'interno del coordinamento dei comitati, ovviamente a partire un po' da quelle che sono state diciamo le proposte, il tipo di riflessioni che abbiamo fatto con questi ragionamenti e con diciamo le due assemblee che si sono svolte oggi qui in Valle e lì da voi, per cui credo che ci lasciamo con l'impegno di tornarci su e di riuscire, di provare a costruire queste giornate di mobilitazioni che provino a affrontare in termini non soliti la questione della repressione dei movimenti sociali attraverso una riaffermazione del diritto, della legittimità dei movimenti e della necessità di creare e difendere gli spazi di agibilità nella nostra società. Ecco, magari prima potremmo anche costruire un momento di approfondimento insieme, collettivo, appunto, che vada verso la necessità di affermare anche pubblicamente i discorsi che stiamo facendo adesso e che la funzionale in questo momento è a Roma e che meritano anche decisamente ulteriori approfondimenti. Noi vi abbracciamo tutti e tutti e vi salutiamo. Ci vediamo presto. Un saluto da tutta l'assemblea e insomma, la sarà dura ma andiamo avanti. Ciao. Ciao. Quindi Giallo, ti chiederei solo di ripetere se hai capito le proposte perché non si sentiva molto bene. Sì, la proposta che usciva sostanzialmente da questa assemblea romana era di costruire per metà febbraio sostanzialmente una due giorni di una giornata di mobilitazione su questi temi, preceduta sostanzialmente anche da un convegno di natura diciamo più generale, nazionale, che provi a mettere insieme anche i ragionamenti che sono stati fatti qua oggi e qui in Valle e che stanno facendo lì a Roma. A Roma quindi la giornata, ok. Va bene, andiamo avanti, l'ultima relazione, ecco, prevista, ci scusiamo ovviamente con Italo per l'attesa, era venuta già a parlarne quest'estate Heidi Giuliani a proporci per la prima volta come Movimento Notav questa campagna per l'amnistia sociale a cura ovviamente Osservatorio sulla repressione, relatore Italo Di Sabato. Innanzitutto anch'io vi ringrazio vivamente dell'invito, è stata una giornata veramente bellissima e toccante. Perché abbiamo lavorato e lanciato, siamo stati tra i promotori di questa campagna per l'amnistia sociale? Perché da quando siamo nati come osservatorio sulla repressione abbiamo indagato un po' su quello che era i vari gangli del movimento post-Genova e abbiamo visto che tutti i settori di movimento venivano colpiti dalla repressione. E dentro questa inchiesta che abbiamo fatto ad oggi ci porta che più di 17.000 sono i denunciati per cosiddetti reati sociali e sono lavoratori, sono precari, sono studenti, sono le varie vertenze territoriali del movimento Notav, come i numeri che venivano dati questa mattina sono numeri inquietanti in base agli indagati e agli inquisiti sui vari processi in atto a danno del movimento Notav. Ma questo ci dimostra anche che ormai c'è che le lotte sociali, come veniva ricordata anche stamattina nel dibattito, sono considerate solo una mera questione di ordine pubblico e c'è una gestione poliziesca del conflitto sociale, una gestione poliziesca che è fatta di pestaggi, di cariche, ma è fatta anche di vari altri elementi molto subdoli che tendono a far sì di ridurre sempre di più lo stato di divergenzialità e di conflitto nel nostro paese. Pensiamo ad esempio
le centinaia di decreti di condanna penale che stanno arrivando in questi ultimi mesi, in modo particolare a lavoratori e a lavoratrici. Noi per esempio come osservatorio per la repressione abbiamo seguito il caso dei lavoratori della ThyssenKrupp di Terni e dei lavoratori della Iribus di Avellino. Contiamo quasi 130 lavoratori che gli sono stati notificati decreti di condanna penali equivalenti a una condanna pecuniaria dai 5 ai 7 mila euro di cosiddetta di multa, insomma. Quindi produce un elemento di per sé di repressione dentro una difficoltà soggettiva verso persone che di fatto hanno perso già il posto di lavoro e le loro lotte erano in difesa del posto di lavoro. E quindi, oppure tutto quello che veniva ricordato anche negli interventi precedenti, tutta dentro un'ottica emergenzialistica e un'ottica di una definizione sempre di un nemico pubblico da combattere da abbattere dentro forme sia di gestione poliziesca di piazza e sia dentro forme di gestione repressiva in merito a delle leggi speciali da mettere in atto. Così come vediamo, ed erano ricordati anche prima, i fogli di via, gli avvisi orari, oppure i concorsi morali, oppure anche quello che abbiamo visto all'interno sia dei processi di Genova sia dentro il processo del 15 ottobre, oltre il concorso morale c'è proprio anche l'uso spropositato dei risarcimenti, quindi la richiesta di risarcimenti da parte di enti pubblici come ad esempio il Comune di Roma, il Comune, l'ACEA, l'ATAC, ecco. Il ministero, cioè vediamo anche l'uso dello Stato a fronte di come si comporta a fronte delle lotte sociali, si è visto anche a fronte del movimento Notav, la richiesta del governo di costituirsi parte civile e poi vediamo che il governo non si costituisce parte civile ad esempio contro la strage di Viareggio verso Ferrovie di Stato e Moretti, così come non si è costituito parte civile anche verso i processi di mafia a Palermo, insomma. Quindi c'è un disegno ben preciso da parte dello Stato di delineare chi sono gli amici e chi sono i nemici. E quindi chiaramente dentro quello che è il conflitto sociale dichiara una guerra ormai chiara, aperta verso tutte le forme di conflittualità sociale presente nel nostro paese. Una cosa che condivido pienamente del dibattito di questa mattina e che lo diceva l'avvocato Novaro è proprio anche il comportamento della magistratura e di quando i magistrati motivano le loro accuse sulla base dell'ipotetica pericolosità sociale degli individui, dei compagni e delle compagne e non a giudicare in base al reato commesso o meno da quello che rappresenta come reato, insomma, cioè ti condanno perché tu sei lo TAP, ti condanno perché tu sei un occupatore di casa, ti condanno perché sei un lavoratore che in questo momento sta conducendo una emergenzialità sociale. E allora io credo che su queste cose noi dobbiamo proporre non solo una lotta di resistenza alla repressione, ma dobbiamo lavorare per produrre una campagna che possa produrre elementi davanti in termini politici di lotta alla repressione. Lo ricordava sia Cristina, sia Cristiana sia che dal 2001 è stato ormai rispolverato profondamente in questo paese l'uso da parte delle procure del reato di devastazione e saccheggio. Noi facciamo i conti con 11 sentenze definitive da Genova 2001 sui fatti di Genova 2001 per reati di devastazione e saccheggio. Facciamo i conti con sei compagni condannati in primo grado a 6 anni e più per i fatti del 15 ottobre e più una serie di compagni che in questo momento sono imputati sempre per i fatti del 15 ottobre. Quindi ci troviamo che il disegno da parte delle procure è quello di rispolverare il codice Rocco, rispolverare tutta la legislazione speciale degli anni 70
e su questo mi trovo profondamente d'accordo, sia su quello che si diceva questa mattina, sia su quello che dicevano i compagni di Militant, sulla ricostruzione storica di quella che è stata il fenomeno degli anni 70, perché riprendo le parole che diceva Lele a fine del film, ecco, io bisogna capire chi sono i terroristi in questo paese. Ebbene, io credo che il fenomeno degli anni 70, che ha visto poi semplicemente sull'ambito giudiziario coinvolte più di 40.000 persone, più di 8.000 che sono passate in delle carceri speciali, torture, ecco, più di 4.000 condannati, io credo che non può essere semplicemente risolto come una questione di terrorismo, ma essere un fenomeno molto più di massa e di lotta sociale presente in questo paese, e se non ridiscutiamo seriamente di quello che è stato negli anni 70, probabilmente non riusciremo a capire neanche quello che è l'esistente e di oggi. Ma così come io credo che questo paese, che ci ha abituato a discutere in tutti i modi e di tutti i colori delle personaggi che frequentavano le ville di Arcore, però non ci fa discutere di quello che si discute quotidianamente in Parlamento in base all'aumento della legislazione repressiva. Penso ad esempio, qua si è fatto a lungo riferimento del senatore Esposito, la famosa legge di cui il senatore Esposito è firmatario, in cui vuole equiparare il blocco stradale al reato di sequestro di persona, quindi a un reato che dai 5 ai 15 anni di reclusione, così come in discussione in Parlamento l'aumento delle pene per l'occupazione di stabili ad uso abitativo, così come è in discussione l'arresto immediato in eventuali contestazioni in pubblico, in manifestazioni pubbliche. Io credo che su queste cose, unite a quelle che già hanno inserito dentro i vari pacchetti di sicurezza, ed ultimo il famoso confessione in legge del decreto femminicidio, che hanno inserito ulteriori norme repressive riguardante proprio strettamente quello riguardo il movimento NoTav, io credo che su queste cose qua ci dimostra come dentro il disegno economico voluto dalla Troica c'è la costruzione della fortezza Europa, quindi la criminalizzazione di qualsiasi forma di dissenso sociale presente nel nostro paese. In più, noi dobbiamo fare i conti, perché non è qualcosa che esula quello che succede nel nostro paese, tutto quello che è stata la costruzione della fortezza Europa, dentro tutti quanti i decreti e i trattati approvati anche dal nostro paese, ad esempio il trattato di Lisbona, che prevede l'arresto preventivo in eventuali manifestazioni pubbliche, l'introduzione del mandato di arresto europeo, insomma, quindi non c'è critica all'attuale società liberista senza una contemporanea rimessa in discussione dell'apparato penale che lo sostiene. Quindi io credo che bisogna scardinare l'impalcatura giustizionalista costruita negli ultimi decenni, cioè noi dobbiamo fare i conti con 20 anni di berlusconismo, di giustizialismo, di opposte fazioni, che di fatto è stata una lotta dall'alto verso il basso contro i movimenti, contro i migranti, contro i ceti più deboli che affollano le carceri, come giustamente ricordava Cristiano. Noi credo che dobbiamo disarticolare anche il concetto di legalità. Questo concetto che l'ha fatta la padrona in questo paese negli ultimi 20 anni è stata solo e semplicemente una dichiarazione di guerra verso i poveri cristi, e che ha eluso totalmente qualsiasi elemento di giustizia sociale in questo paese. C'è stata una lotta tra legalità e giustizia sociale, e la legalità l'ha fatta la padrona, e quella legalità che poi ha prodotto i vari pacchetti di sicurezza, ha prodotto la Bossi-Fini, ha prodotto la Fini-Giovanardi, che sono quelle leggi che riempiono le carceri italiane e l'hanno fatto diventare una discarica sociale. Chiudo, perché amnistia sociale? Perché crediamo che sia importante oggi porre all'ordine del giorno quello che è di fatto l'attualità come elemento vero di democrazia, che sono le varie lotte sociali presenti nel nostro paese, a partire da quella che era la lotta notabile. Io l'ho detto 1000 volte e lo ripeto oggi veramente anche con commozione, vedendo il filmato e vedendo questa assemblea bellissima a cui ho l'onore di partecipare. Ecco, io credo che tanti politologi, sociologi,
cosiddetti vari salotti televisivi che parlano di crisi della politica, bene, credo che farebbero bene venire qui, stare una settimana e verificare come si fa democrazia e come si costruisce consenso. E probabilmente capiscono che hanno sbagliato tutto nell'arco di questi ultimi 30 anni e credo che farebbero un bene al paese invece di criminalizzare un intero movimento e un'intera popolazione. Ma io credo che l'amnistia sociale serve soprattutto per rivendicare le lotte, lotte che si per conquistare i diritti, lotte per difendere il territorio, lotte che si scontrano con l'attuale legalità. E l'amnistia sociale serve anche per politicizzare un'amnistia generale. Io credo che noi dobbiamo mettere in discussione tutto la contestualità delle istituzioni totali a partire dal carcere, perché altrimenti anche un'amnistia di questo genere viene intesa come una questione caritatevole e non si risolve assolutamente il problema. Grazie Italia. Se avviamo ecco alle conclusioni inviterei ancora Lele a parlare. Sto qua, sto in piedi, tanto sono secondo me le conclusioni, perché ok al diritto alla resistenza, ma poi chiedere troppo a tutti è assolutamente importante, però non voglio aggiungere le mie. Nella realtà, come dicevo, non faccio un intervento, ma ringrazierei, credo a nome di tutti e tutte quelli che oggi sono intervenuti, sia qui dal palco che nell'assemblea. E per un'assemblea, insomma, una giornata come questa assolutamente impegnativa, ma credo che ci servisse provare a fare questo tipo di passaggio, innanzitutto dando spazio a tutti e collegando tutte le vicende che ci sono in Italia legate ai conflitti sociali con il movimento NoTav, che fa parte di questa famiglia, facciamo parte tutti, insomma, credo che ci spinga lo stesso animo, nella particolarità magari, ma ognuno con le sue particolarità, ma è la generalità la parte poi realmente importante, e credo che sia anche quella che poi alla magistratura interessa nella maniera così più peculiare, che è quel fine ultimo. Il discorso oggi, che sul quale abbiamo provato ad articolare tutta la giornata, un po' quello che ci ha caratterizzato nell'ultimo tempo, anche lo striscione qui e quello che avevamo all'ultima manifestazione, apriva l'ultima manifestazione, credo sia questo il senso di oggi, ma anche del proseguo del nostro cammino. Un diritto alla resistenza che, come alla fine ripeto le stesse cose che dicevo nel video, però che non sta scritto magari da nessuna parte, ma è un dato di fatto, che come diceva anche in Italo prima, travalica il discorso di legalità, di illegalità, l'opposizione ad alcune proposte che vengono da parte del potere, perché praticare un diritto di resistenza significa rispondere in altre forme a cosa c'è dall'altra parte. Anche nel collegamento che facevamo prima, io credo sia una cosa molto semplice, da parte del potere, insomma, per dare una categoria grossa a tutto, la risposta è sempre questa, viene fatta dove la politica perde, perché sta di fatto che anche sulla vicenda NoTav i partiti e la politica istituzionale, le istituzioni stesse, su questo piano hanno completamente perso nei nostri confronti, hanno lasciato il campo, come succede tutte le altre volte, alla magistratura e quindi alla polizia, è tutto, insomma, una cosa che conosciamo assolutamente bene. Anche nel discorso che si faceva prima, che oggi ci unisce molto nel movimento per il diritto all'abitare, anche lì dove non esistono risposte sociali, l'unica risposta è lo sfratto, è lo sgombero, è il pignoramento, e via discorrendo, tornando su tutti i vari temi. Quindi praticare il diritto di resistenza significa fare quello che facciamo e che continuiamo a fare. Oggi provare a dirlo in maniera esplicita è l'impegno per domani, no, perché insomma qua i tempi sono abbastanza stretti, però di praticarlo realmente e di farlo nella miglior maniera possibile. Qui in valle ci si prova, in Italia ci sono tanti altri momenti importanti, unire le lotte rimane un grande, credo,
obiettivo di tutti, e credo che l'unico termine che ci possa insomma unire tutti è proprio quello della resistenza, intesa anche come resistenza partigiana, ma attualizzando oggi questo concetto alle lotte, ai movimenti e ai conflitti che per fortuna esistono in Italia. Volevo solo chiudere ringraziando invece la parte così un po' più tecnica di questa giornata, cioè gli avvocati, sia chi è intervenuto ma anche chi c'è qui in sala, che dimostra una cosa un pochino diversa, nel senso che non è che ci si rivolge a dei tecnici, cioè gli avvocati sono dei tecnici astratti che non hanno niente a che fare con il contesto generale, ma dei notab che si impegnano, che ci danno una mano assolutamente importante con le competenze che hanno, fanno il loro ed è la parte secondo me più giusta che ci serve. Su questo discorso qui, in un senso generale, adesso è tardi e non entro nel merito di quello, ma da questo convegno in realtà volevamo uscire con una cosa in più, che oltre a rivendicare il diritto alla resistenza, passerei già alla fase 2, cioè nel senso di sostenere la resistenza, perché ok, il diritto a rivendicarla e praticarla, da adesso dobbiamo sostenerla significa lottare e quindi sostenerla, ma lanceremo nei prossimi giorni anche una campagna di raccolta reale di fondi, perché pensiamo che anche dal punto di vista del processo, della magistratura e quant'altro, ci dobbiamo dotare di tutti gli strumenti necessari, andare a rafforzare quelli che abbiamo, più le iniziative che continuiamo a fare sul territorio, che sono la prima risposta, perché pensiamo che anche quel campo sia un campo di battaglia che non vogliamo lasciare assolutamente scoperto. Volevo dire solamente questo, ringraziare tutti e tutti della partecipazione, lascio a Dana la chiusura. Ma direi che ha detto tutto, ecco, non prolungherei assolutamente con le conclusioni, sicuramente avremo modo di incontrarci di nuovo e di approfondire ulteriormente gli argomenti che abbiamo trattato. Ci lasciamo appunto con questa data di mobilitazione nazionale, questo invito che ci è stato fatto a Roma rispetto a questo tema, poi ovviamente attraverso i siti avremo modo di riprendere la data e proporlo. Ringraziare davvero ancora una volta in più tutti i notav, gli amici, i compagni e le compagne che hanno partecipato a questa giornata e che sono venuti da lontano, non loro questa volta, ma se sono qui è perché lo sono, perché sono venuti anche molte altre volte. Direi che tutto, un saluto.